Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta a Ring. Dunque, ci siamo. Tra pochissimo sapremo chi è il candidato sindaco del centro-sinistra. Oggi abbiamo seguito tutta la giornata elettorale, i due candidati al voto che tra poco vedremo nel nostro servizio. Abbiamo gli ospiti, abbiamo i collegamenti in diretta perché saremo nella sede del PD proprio mentre avviene lo spoglio con Bernardo Gulotta e Francesco Ratai. Quindi tra pochissimo ci colleghiamo, visto quello che è successo nel confronto dell'altra sera tra Roberto Cosolini e Francesco Russo. Noi la promessa l'abbiamo mantenuta ed ecco qui, vi facciamo vedere le due birre in attesa dei due sfidanti. Abbiamo preso birra rigorosamente italiana e dietro c'è un libro, ma poi vi spieghiamo. Vabbè, lo so, non vi arrabbiate, io avrei preso quella siciliana, però vabbè. Comunque c'è questa sfida promessa con i due candidati che devono presentarsi qui, gliel'abbiamo ribadito, insomma, una volta conosciuti i risultati, che dovrebbero arrivare attorno alle 22 già, quindi ve lo anticipiamo. Dato di pochissimi minuti fa, circa 20 minuti fa, i votanti sarebbero 6.360. Si sperava un voto tra gli 8, diciamo, eccolo qua, tra gli 8 e i 9.000, diciamo, come partecipazione. Doveva piovere, oggi non è piovuto, se non insomma, per brevi tratti di questa giornata importante per il popolo del centro-sinistra. Vediamo se si accenderanno anche alcune polemiche. Abbiamo avuto anche segnalazioni di votanti stranieri, ci sono stati anche i cinesi al voto, insomma, però non credo scene viste in altre città. Poi vedremo, scopriremo insieme. Vi ricordo il 340 700 6567 per intervenire, mandate subito i vostri sms, i commenti Twitter, i commenti Facebook. Abbiamo mandato anche abbiamo lanciato un'oretta fa anche noi in realtà un sondaggio via Twitter, vediamo se ho qualche risultato tra Russo e Cosolini. Non so se riesce a farlo vedere Guido, abbiamo scritto però perché sul telefonino è un po' complicato, se no ci collegheremo con il computer via Twitter. I votanti sono più di 20 in poco 20 minuti, Roberto Cosolini ha dato il 57% e Francesco Russo il 43%, 22 voti a pochi istanti fa, insomma. Vabbè, questa è una percentuale che conta quello che può contare. Buonasera, ben trovato Everest Bertoli, Forza Italia, al suo fianco Pierpaolo Roberti, Lega Nord. Buonasera. Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle. Buonasera. E anche Paolo Rovis, Trieste Popolare. Buonasera Rovis. Buonasera a tutti. Allora, da quest'altra parte Alessandro Carmi del Partito Democratico, diciamo sostenitore di Roberto Cosolini. Non abbiamo un russiano perché ci hanno detto che sono tutti impegnati nei seggi e nello scrutinio che è iniziato da almeno 3 minuti, vogliamo pensare così, insomma, non so se le file sono ancora da ultimare, quindi lasciano votare qualcun altro, ma è iniziata la pioggia da qualche minuto, quindi probabilmente hanno esaurito anche le file. Buonasera Gianfranco Carbone, con cui c'è una scommessa, eccola, e da lì il libro. E là ce la giochiamo. Esatto, il libro, io l'ho scelto, se perdo questo è il libro che io le regalo. Non, magari, non proprio questo che è autografato dall'autore, però insomma ne compro un altro, quindi questo è il libro che ho scelto per lei, anzi glielo posso dire. No? Chiedo scusa, i termini della scommessa erano diversi, se perdevo io regalavo a lei questo libro. Ah sì, era così, se, era incrociato, se perdo, e questo ce l'ho già allora. Allora non so cosa fare perché io per scaramanzia l'ho già ordinato prima di uscire di casa su Amazon e mi arriva domani. Questo e qui? Quindi, sì, vabbè, allora vuol vabbè dire ma che trovo sempre chi regalare, un libro è sempre gradito. Lo regala a Roberti. A questo punto lo regalo a Pierpaolo Roberti, parla di Putin, non se non è contento lui. Venga, venga, c'è anche... facciamo accomodare la presidente della provincia, buonasera, ben trovata, Maria Teresa Bassaporopat, adesso la microfoniamo. Allora, dicevamo, siamo in collegamento con Francesco Ratai e Bernardo Gulotta che sono a Roia. Credo. Bernardo, diamo la linea a te, vai. Ciao. Buonasera a tutti gli ospiti in studio, buonasera Ferdinando e a tutti quelli che ci seguono da casa. Siamo esattamente a Roiano, in Piazza Tra i Rivi, e siamo all'interno del seggio che hanno
allestito proprio in questa piazza, in compagnia del presidente del Seggio Luca Bressan, che è anche il presidente della quarta circoscrizione, a cui chiedo subito com'è stata l'affluenza nel corso di tutta la giornata. Da poco hanno chiuso i tendoni, quindi fra poco noi andremo via e loro inizieranno gli scrutini. Com'è andata quest'oggi? Tanta gente oppure di meno di quella che insomma ci si poteva augurare? L'affluenza è stata elevata sicuramente, perché si stimava comunque fosse più bassa in questo seggio, anche guardando i materiali che ci sono stati dati. Siamo arrivati intorno agli 800 votanti in questo seggio. È stata anche abbastanza costante. Chi storicamente conosce questo seggio, io non ho un'esperienza qua a Roiano, ma neanche perché sono della quarta circoscrizione, diceva che normalmente più sulla mattina l'affluenza di solito, in verità ha continuato anche nel pomeriggio fino perlomeno alle 18 in maniera abbastanza costante, poi anche il tempo è cambiato, quindi c'è stata una piccola flessione. Ecco, adesso come funziona? Toglio. Voi praticamente raccoglierete i voti, farete lo scrutinio e poi manderete tutti i dati alla sede del Partito Democratico? Sì, ognuno farà praticamente lo scrutinio in loco, anche noi che siamo qua in gazebo lo faremo direttamente qua. E poi manderemo ovviamente i dati che verranno aggregati, quindi sapremo qual è il dato aggregato dei due candidati, quindi quante preferenze hanno avuto uno e l'altro candidato. Ecco, questa dunque la giornata vissuta all'interno di questo seggio, ce ne sono 14, ricordiamo, per chi ci segue. Adesso, proprio a partire dalle 9, inizieranno gli scrutini, noi adesso li lasciamo al loro compito e rimarremo aggiornati anche sugli altri punti della città dove si andate a votare. Grazie Bernardo, allora ci colleghiamo con te appena possibile, anche perché so che ti sposterai per la città, andrai nella sede del Partito Democratico, andrai a caccia soprattutto dei due candidati, appena hai novità fatti sentire. Vi faccio vedere invece quella che è stata la giornata dei due candidati. Chiedo a Andrea, vediamo il servizio che abbiamo preparato. Il primo ad andare a votare questa mattina al Filoxenia è Francesco Russo, poi attorno all'una invece alla sede di SEL in via Commerciale Roberto Cosolini. Vediamo la giornata. Vediamo, dai, la giornata, su, non è che passa la notte. Vediamo quanto ci mettiamo, fatemi sapere. La giornata era pronto? Va bene, dai, fatemi sapere, se no andiamo avanti. Andiamo avanti. Guido, era pronto da oggi pomeriggio, mi vai a verificare questa cosa. Allora, il primo commento, chiediamo a Bertoli, previsione. Adesso possiamo dire tutto. Si può dire tutto perché le urne sono chiuse, ma previsioni è difficile. Sicuramente l'affluenza, seppur più bassa di quello che si aspettavano gli entrambi i candidati, insomma, seppur più bassa, insomma, attorno a poco meno di 7.000 partecipanti, comunque una buona affluenza, sicuramente un'ottima prova, ripeto, innanzitutto un'ottima prova di democrazia e di impegno civico da parte delle persone. Io ritengo che un numero del genere, forse il senatore Russo è riuscito a confezionare una piccola sorpresa all'apparato locale del PD. Numeri alti premiano lui. Secondo me si è riuscito a coinvolgere soprattutto l'elettorato giovanile e quindi qualche sorpresa stasera ce l'avremo. Presidente, cosa dice? I dati sento adesso sono questi. Come noto, io non sono mai stata favorevole alle primarie né a titolo personale né come movimento civico, nel senso che credo molto più utile invece un accordo che non è solo un accordo di partiti, ma e individuare quella persona che meglio potrà sostenere un programma. Tutto ciò detto, sono andata a votare per le primarie, credo sia la prima volta dall'epoca Prodi, perché ritengo che questa fosse effettivamente un dovere per noi cittadini, soprattutto per me che in qualche modo rappresento anche un'istituzione, quindi credo che ho tutto l'interesse che ci sia una continuità di governo. Sostenitrice del sindaco Cosolini, giusto? Assolutamente sì. Conferma. Carbone, cosa dice? La sua lettura, credo almeno da questi dati, 6.003 attorno alle 20.30, quindi insomma saranno forse sotto i 7.000. Alla fine voto. Ma una cosa è quello che ho votato io, una cosa è quelle previsioni che ho fatto già da ieri. Io già da ieri avevo detto, scommettendo con Avarino, che secondo me avrebbe vinto Russo. Poi stamattina sono andato a votare e per mille ragioni, di carattere personale più che di carattere politico, perché mi sarebbe sembrato proprio, come dire, non dico un tradimento, ma insomma
uno sgarbo personale, poi ho votato Roberto Cosolini, visto che 5 anni fa in qualche modo gli ero stato vicino nella campagna elettorale. Cioè la sua previsione è... Ma la mia previsione è che... Russo vincitore, ma ha votato Cosolini. No, io ho votato Cosolini, ripeto, perché per una ragione di carattere personale. 5 anni fa gli ero vicino, ho contribuito alla sua campagna elettorale. Certamente in questi 5 anni sono stato distantissimo dall'amministrazione, non me ne sono mai occupato. Non vedevo perché, senza un motivo evidente di carattere politico, anche se tutto sommato a me la politica interessa per i risultati più che per le logiche, gli schieramenti, visto che non la pratico, mi sembrava uno sgarbo personale, no? In qualche modo non dargli il voto. E quindi non ho nessun problema a dirlo, insomma, questa è stata un po' la ragione. Però, insomma, guardando questa campagna elettorale per le primarie, devo dire sinceramente che dal clima che ho raccolto, dai collegamenti, dalle persone con cui ho interagito e anche dal numero, vedo probabile, no, che fatto che vinca Francesco Russo, il quale, al di là di alcune cadute di stile, tipo la spiaggia Barcola, che secondo caduta me... Caduta di stile, dice, ma perché? Sì, perché quella, insomma, va bene, insomma, non inseriamo nell'area metropolitana anche la spiaggia tipo Ipamena, quella mi è sembrata una cosa un po' bizzarra, ecco, anche se, per l'amor di Dio, poi qualcuno la realizzerà e tanto di cappello. Credo che abbia fatto una campagna, come dire, più dinamica e innovativa, ecco, dal punto di vista dei contenuti, delle persone con cui si è circondato, ho visto tanti giovani, tante persone. Però la spiaggia impegnate. No, dice, no? Quella spiaggia non era un'idea buona o... Ma no, per l'amor di Dio, mi sembrava inserire in questo contenitore dell'area metropolitana tutto, il contrario di tutto, compresa la spiaggia di Ipamena, mi è sembrata una cosa un po' così, diciamo, allora, forzata. Ecco, però come? Forzata, e cioè ironizzato su, okay. Ma finita là. Insomma. Allora, fantozianamente, in maniera un po' più elegante, ha detto boiata pazzesca l'altra sera Cosolini, insomma, rispondendo a questa proposta del senatore Francesco Russo durante il confronto. Allora, vediamo la giornata di oggi. Il voto dei due ai seggi, ricordo appunto Russo al Filoxenia e invece Cosolini in via commerciale alla sede di Sal. Vediamo. Il grande giorno del Partito Democratico è arrivato. Al voto il popolo del centro-sinistra sino alle 21 per scegliere chi tra il sindaco uscente Roberto Cosolini e il senatore dissidente Francesco Russo debba correre per la poltrona di primo cittadino a Trieste il prossimo 5 giugno. Alle 12 più di 2000 persone si erano recate nei 14 seggi dislocati, non senza polemiche, in città. Obiettivo 9000 persone, qui era prevista pioggia e alla fine c'è stato il sole. Il primo a votare pochi minuti dopo le 12 il senatore Russo al Filoxenia lungo le rive. Paradosso, ad attenderlo per la registrazione c'è l'assessore Treu, con il quale gli scontri degli ultimi giorni sono stati i più duri. Il fedelissimo di Cosolini, che ha definito balle le promesse in campagna elettorale del senatore. È il russiano Toncelli, numero uno del PD in consiglio comunale, a scherzare suggerendo il nome del votante. Riconosciuto ai seggi. Russo Francesco. Al fianco il capogruppo di SEL in regione, Lauri. Altro seggio invece per Roberto Cosolini, che si presenta a piedi in via commerciale nella sede di SEL, pochi minuti dopo il voto che l'ex sindaco e suocero di Russo, Richetti, ha assicurato a queste primarie. Pochi minuti, scambia alcune parole con i votanti. Incontra la responsabile della comunicazione Eugenia Fenzi e riprende la strada del suo ritiro in attesa del verdetto serale, previsto già attorno alle 22. Vedo che sta votando parecchia gente, lo considero comunque un fatto positivo, e per questo cosa ne dite se aspettiamo stasera? Ai seggi si è recata anche la presidente della provincia, Bassaporopat, mentre qui il capogruppo alla Camera, Ettore Rosato, presiede alle operazioni dei seggi. Allora, verifichiamo subito questo sms. Ha votato Russo? No, io ovviamente non ho partecipato alle elezioni prima del Partito Democratico, perché non sono assolutamente nelle possibilità di sottoscrivere quel progetto Trieste 2016, mi sembra si chiamasse così. Allora, io vi do un primo dato che mi sta arrivando. Da Melara, fino a questo momento, non so se sia definitivo lo spoglio di quel seggio, 55 Russo, 97 Cosolini. A Contovello, altro aggiornamento, votanti 156,
Cosolini 150, Russo 5, Bianche 1. Io do degli aggiornamenti che mi arrivano chiaramente da vari esponenti del Partito Democratico, che ringrazio sentitamente. Allora, Melara ha vinto, a quello che si capisce, Cosolini, così come a Contovello una vittoria schiacciante, 150 Cosolini, Russo 5. Questo è quello che mi giunge via SMS. Roberti? Per quanto riguarda il risultato delle primarie, il primo dato, che è quello dell'affluenza, sì, sicuramente un buon dato, forse probabilmente anche sopra la tesi. Ricordiamo però che le ultime primarie vere a Trieste sono quelle del 2012, quando si elesse la guida della coalizione che avrebbe poi affrontato il centrodestra alle politiche del 2013. In quell'occasione votarono oltre 8.000 triestini contro i 6.000 di questa tornata, e quella volta non votavano i sedicenni, i diciassettenni come in questo caso. Quindi sì, comunque un buon risultato. Diamo atto del fatto che il Partito Democratico e tutta la coalizione di centrosinistra è riuscita a smuovere oltre 6.000 cittadini, che è un dato non da poco, ma un calo va registrato, che è un calo che si sta registrando in tutte le città italiane dove si stanno svolgendo, dove si sono svolte le primarie del PD. Per quanto riguarda il risultato, per noi è assolutamente chiaramente indifferente. Certo. È indifferente, detto questo, però, con tutta la distanza possibile che ci possa essere tra me e Cosolini, devo dire la verità, per come si sono svolte le dinamiche all'interno del Partito Democratico, per come si sono arrivate a queste primarie, per un spirito di solidarietà personale, fossi stato un elettore del PD, avrei votato Cosolini. Sì. Per come si sono svolte le cose all'interno... Cioè, perché lei pensa a uno sgarbo da parte di Russo? Beh, insomma, qualcosa di più di uno sgarbo. C'è stata una lacerazione totale all'interno del PD. Russo ha scatenato una vera e propria guerra all'interno del PD, che sicuramente non può far bene un partito che si divide in questo modo, dopo che la direzione del partito, quindi tutti i vertici del partito, avevano indicato Cosolini. L'uscita di Russo ha spaccato un partito che sembrava monolitico, e che invece ha dimostrato tutte le crepe, le spaccature, le forti divisioni che ci sono al suo interno, e questo inevitabilmente si ripercuoterà sulle elezioni di giugno, danneggiando ancora di più chiunque poi sarà il vincente delle elezioni primarie, anche perché questa è stata una campagna elettorale, insomma, non proprio tanto tranquilla, non si sono risparmiati colpi bassi tra i candidati. Allora, mi dicono i ragazzi, sono quasi pronti per un nuovo collegamento, credo dalla sede del Partito Democratico, quindi ci sentiamo tra poco. Io vi ricordo quindi che a Melara avrebbe vinto Cosolini 97-55, ma se questi sono soltanto i votanti a Melara. A Contovello una vittoria schiacciante, invece 150 Cosolini, Russo 5. Chiedo ai ragazzi, in attesa di collegarci poi con la sede del Partito Democratico e Bernardo Gulotta, se mi fate vedere la parte del confronto dell'altra sera, Andrea, quando si è discusso del ruolo di vice sindaco, cioè se il perdente tra i due può essere nella squadra del vincitore di oggi tra Cosolini e Russo, quindi il ruolo del vice sindaco, diciamo, e se anche lo stesso Russo eventualmente pensa di candidarsi a queste comunali come consigliere. Vediamo. Quanta più gente possibile. Questo, obiettivo 9.000? Quanta più gente possibile, e il giorno dopo lavoreremo, evidentemente, superando anche le difficoltà che ci sono state, lavoreremo per vincere le elezioni di giugno, che sono le elezioni fondamentali da vincere per quel dovesse vincere il senatore Russo, si spenderebbe al 100%? Sì. Anche in un ruolo eventuale di amministrazione al suo fianco? No, io credo che, avendo fatto il sindaco... C'è un ticket tra voi? Avendo fatto il sindaco non potrei pensare, evidentemente, lo dico con molta serenità, ma credo che sia anche abbastanza ovvio, abbastanza logico, di poter ricominciare una nuova esperienza all'interno dell'amministrazione con un ruolo diverso. Il che non toglie che nei prossimi mesi mi spenderei al 100%. Russo? Ma io sono sicuro che... Adesso abbiamo la pausa pubblicitaria, cioè, nel senso, se dovesse vincere il sindaco Cosolini domenica, lei si spenderebbe al 100%? L'ho detto dall'inizio, più volte. Credo la mia lealtà sia fuori luogo. Io continuerei a fare il senatore fino a fine mandato, come ho detto, senza nessuna difficoltà. Un'altra cosa però, si candida comunque anche al Consiglio Comunale? Assolutamente non credo che questo serva, non credo che il mio partito me lo chieda, insomma, io mi candiderò a sindaco.
e dovesse domenica vincere Cosolini queste primarie, lei esclude una partecipazione qualsiasi della futura amministrazione, diciamo, o comunque il consiglio? A quel punto deciderebbe il candidato Cosolini, ma sarà candidato Francesco Russo. Esclude. Ah, ok, vabbè, questo, penso che la pensiamo diversamente. Su questo immagino. Su quello che sapremo domenica sera alle 10. Questo è un tema che ci divide, sicuramente. Sì. Vice sindaco lo vorrebbe Francesco Russo? Ma non credo che sia nelle sue aspirazioni fare il vice sindaco, mi pare lo ha detto chiaramente. Io credo che queste sono domande fondamentalmente che non aiutano a risolvere il problema. La realtà è che noi da lunedì saremo una squadra compatta per vincere le elezioni, indipendentemente dai ruoli. Vi ricordo. Allora, così appunto i due sul ruolo del vice sindaco, scontata la vittoria di Cosolini, Russo con le sue idee non era credibile. Qualcuno diceva comunque se esce vittorioso Cosolini stasera vince di piazza. Ci colleghiamo adesso con i ragazzi, però prima mi è arrivata un'altra segnalazione. San Giacomo, abbiamo detto Seggiotto, sarebbe avanti ancora una volta Cosolini, quindi i tre dati che abbiamo fino ad adesso vedono davanti di molto Roberto Cosolini. Questo è quello che ci è dato sapere fino ad adesso. Prima di sentire le altre relazioni in studio, allora andiamo a Bernardo Gulotta, che vedo con Sabrina Morena, coordinatrice di SEL. Buonasera. Si sente male, torniamo in studio. Allora, torniamo in studio perché c'è qualche problema di collegamento con la linea. Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare una contemporaneità. Allora, eccolo qua il dato. Cosolini 319 al 6-8 che dicevamo adesso, Russo 188. È un dato però da verificare, quindi non è ancora definitivo, però questo sarebbe il vantaggio fino ad adesso, ve lo ricordo, nei tre dati che ci sono arrivati, quindi Melara, Contovello e San Giacomo, sempre avanti e di molto il sindaco Cosolini. Allora, Carmi? Allora, intanto una piccola correzione, visto che dicevi che la pioggia è iniziata da pochi minuti, non è vero, perché a Valmaura pioveva a diritto dalle 18 e proprio nel momento della pioggia battente c'era una fila incredibile al gazebo. Sono rimasti o sono scappati? No, sono rimasti tutti quanti, assolutamente. Io penso una cosa, che se 1500 persone, arrotondiamo il dato, è un buon dato, e va fatto un raffronto omogeneo con quelle che erano le primarie per le comunali del 2010, quando era 4.400 votanti, quindi siamo aumentati. Le primarie per le elezioni nazionali sono... Però sono vista gazebo, dicono qui, dopo ci rispondo. E quindi secondo me è un buon risultato. Poi ci sono anche delle annate diverse, momenti diversi. Portare 6.500 persone vuol dire che effettivamente c'è stato un bel dibattito, vuol dire che un'altra volta la gente ha dimostrato di voler partecipare, di voler dire la propria opinione, e siamo contenti che l'abbia detta. Dobbiamo trarre tutto quello che di positivo c'è stato di queste cose, visto che anche i due candidati, mi pare, l'altra sera abbiano lasciato perdere le polemiche precedenti, da adesso si va avanti compatti e uniti, come ha detto Roberto Cosolini, da domani mattina. Allora, vediamo, perché poi appunto dobbiamo aspettare i dati definitivi, che è la cosa più importante, possiamo giudicare soltanto... Io ho un dato dal Seggio 2 anche. Seggio 2, che cosa dice? Seggio 2 mi dicono 300 erotti Cosolini, 100 erotti Russo. Mi dica i numeri, va là. 300 allora, quanto? Vediamo però, ancora Seggio 2 facendo, significa... Stanno facendo riconteggio, Seggio 2 dovrebbe essere Opicina. Opicina. Beh, tanti votanti Opicina, quindi 300? Dovrebbero essere sui 100 erotti a 300 erotti, ma... Quindi tre volte appena tanto. Appena abbiamo la conferma mi... Ok, tre volte tanto Cosolini. Allora, Robis, che dice? Intanto l'hanno vista al Seggio, leggevo adesso. Sì. Se vince Cosolini, Robis fa il vice sindaco. Sì, qua abbondano i vice sindaci, sono più dei sindaci ormai, quindi faremo... Con delega al turismo. Sì, con delega al turismo. È chiaro. No, ma sulle primarie, noi di Trieste Popolare siamo sempre stati favorevoli allo strumento primario, lo abbiamo detto da tempo, anche per il centrodestra siamo stati favorevoli a questo strumento, non siamo gli unici, abbiamo sottoscritto un appello di Fratelli d'Italia circa un anno fa, 7 mesi fa, guardo l'amico Everest, perché un anno e mezzo fa, perché l'ha sottoscritto anche lui, noi e altri esponenti. Comunque non se n'è fatto nulla, ciò non toglie che per noi le primarie rimangono un bel strumento di democrazia, un bel strumento anche per far
scegliere ai cittadini i candidati che preferiscono. Quindi da questo punto di vista io credo che sia stata un bel momento per il Partito Democratico. È stata un'operazione che comunque vada, in qualche modo rafforza un po' il Partito Democratico, non fosse altro perché se ne è parlato per settimane in lungo e in largo. C'è stata, passatemi il termine, una botta di vita in un clima preelettorale piuttosto asfittico da una parte e dall'altra, no? Le solite cose, i sussurri, le strategie, le cose. E nel PD non emergeva, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ma non emergeva, mi pare, questo entusiasmo sulla giunta uscente, no? Parlo dall'interno del PD, non è che si percepiva questo entusiasmo. Quindi alla fine probabilmente questa operazione è stata un'operazione che per il PD potrebbe essere salutare. Allora, se il PD si è spaccato non è merito, credo, di Russo, non lo so, poi vediamo se c'è un'altra parte di questo sms. Rivedo ancora i ragazzi in collegamento, aspetti Rovis, quali qua sottolineavano quello che forse non si è enfatizzato eccessivamente negli ultimi giorni, cioè quella proposta nata, credo, almeno annunciata qui da Cosolini in studio, che è di far arrivare il tram sulle rive. Ha visto tutte idee copiate, diceva qualcuno via sms. Quella era un progetto. Lei ha ripreso immediatamente quella sera la notizia, che cosa dice? Ma glielo do io, un progetto che facemmo già con la giunta di piazza del 2010, ce l'ho, quindi lo posso girare. Ma dirò di più, la giunta regionale con l'assessore Franzutti all'epoca aveva anche già finanziato un progetto di questo tipo, poi vennero le elezioni, entrò la giunta Illy in regione e poi quei soldi evidentemente andarono in altre destinazioni. Quindi l'idea non è nuova, è un'idea che peraltro io, appunto, essendo stata anche promotore a fine del mandato scorso, quindi senza possibilità di portarla avanti più, è un'idea che io sostengo a spada tratta. Allora, mi fate sapere se posso collegarmi con Bernardo? Andiamo. Allora, Bernardo, diamo la linea a te, ritorniamo appunto con la coordinatrice di SEL. Vai. Noi non sentiamo, Noi non sentiamo. Venga, venga. Allora, vediamo, aspettiamo qualche istante per cercare di capire se sto collegamento riusciamo a farlo. Vediamo, fatemi sapere. Eccolo qua, vai. Adesso sta alla sede del Partito Democratico per vedere come va. Niente, dobbiamo spostarci da quella zona, ragazzi. Gli zaini sono una cosa meravigliosa, ma evidentemente ci sono le antenne. Il candidato sindaco. Dov'è che sono? Andiamo alla sede del PD. Ecco, andiamo alla sede del PD, probabilmente sono sotto la zona vicino al piccolo, quindi ci sono troppi telefonini concentrati che ci disturbano. Con Cosolini il centro-sinistra sarà in grado di battere il centro-destra con Russo, impresa più che ardua. Questa è una fotografia, Carbone, cosa dice? Quanto reale? Ma non lo so, questo non mi pare, insomma, mi pare più uno slogan elettorale che un'analisi seria. Contro di piazza penso che ce l'hanno dura tutti, insomma, nel senso che va al di là anche dello schieramento di centrodestra. Vi do un aggiornamento, poi chiudiamo per la pubblicità la prima parte. 321 Cosolini, seggio 8, lo avevamo già detto? Sì, sì, però c'è il dato definitivo, quindi si aggiunge di due Cosolini, quindi era San Giacomo. Sarebbe 321 Cosolini, prima avevamo detto 319, quindi è ancora più forte, diciamo, di due voti. Di due voti, 321 Cosolini, 185 Francesco Russo, seggio 8, grazie. Quindi poi vi ricordo Contovello sempre avanti, ma una vittoria schiacciante, quasi inesistente Russo. E là abbiamo fatto una battuta con Gianfranco, però, e dobbiamo tirare affettuosamente le orecchie a Stefano Wuckmar, che si è lasciato scappare 6 voti. Cioè a Contovello. Sì, beh, è un consigliere regionale. La spiaggia non arrivava fino a Contovello. Per cui è stato punito. Domani mattina di telefono gli dirò che non ha lavorato. Sì, perché c'è Russo 5, una bianca, diciamo, quindi vabbè. Poi c'è 150 Cosolini, ve lo ricordo ancora, Melara avanti ancora. Stanno già cercando chi era bianca, probabilmente. 55 Russo, 97 Cosolini. Di Piazza Pio Roberti avanti tutta, scrivono utilizzando tra l'altro uno slogan di altri, immagino. Allora, posso chiudere in pubblicità in anticipo? Bertoli sindaco, resto muffo. Muffoso però è... Proposte, vice sindaci dappertutto qui, insomma, quindi... Muffoso però è un termine... Sì, insieme a petaloso, in effetti, ha ragione. Il candidato sindaco del centrodestra Muggia, quando lo fanno? A giugno? Anche questo è un dato...
Questo è un dato importante. Allora, ci fermiamo per un minuto, poi torniamo a collegarci, se ci riusciamo, da una zona meglio coperta, diciamo, con i ragazzi, per capire qualche novità, soprattutto dalla sede del PD, dove stanno confluendo tutti i dati. Me l'hanno chiesto tutti oggi, perché siamo andati a seguire, chiaramente. Io non ho votato neanche per le primarie online del Movimento 5 Stelle, quindi insomma 2 su 3 non le abbiamo votate, chiaramente. Tra l'altro non sono neanche residente a Trieste. Un minuto e ripartiamo da qui. Allora, torniamo in diretta. Chi vince tra Cosolini e Russo? Intanto i ragazzi sono arrivati alla sede del Partito Democratico, dove appunto arrivano tutti i dati, ve lo ricordo ancora una volta. Altro aggiornamento, seggio 4, che mi dite via commerciale, sede di Sel, sede di Sel, quindi dove ha votato tra l'altro Roberto Cosolini oggi, sarebbero 478 i voti per il sindaco e 315 per lo sfidante Francesco Russo. Quindi ancora una volta, qui la forbice è un po' più stretta, ma ancora una volta Cosolini molto avanti rispetto a Russo. Quindi non è passato tanto il segnale di Russo, interpretato male, presidente contro il partito, una sfida personale, una sfida per la sua carriera. Cosa pensa? Io penso che Francesco Russo comunque non sia partito nel momento in cui ha dichiarato che voleva che era disponibile anche per le primarie, quindi credo che si sia preparato, direi scientificamente, ben prima. Io sono contenta, pur apprezzando, conosco Russo da tanto tempo e credo sia una persona assolutamente degna di stima. Non mi è piaciuto, diciamo così, questa uscita dell'ultimo momento, e da quanto ho sentito anche da persone, cittadini assolutamente normali, l'hanno visto un po' come una pugnalata nella schiena. Ricordo a tutti che avevamo presentato in conferenza stampa il programma, no, della coalizione di centrosinistra con il candidato sindaco, e dopo la presentazione del programma è uscito Francesco Russo, no? Quindi insomma non mi sembra, dal punto di vista, ma lo dico personalmente io, etico, proprio correttissimo, ecco, lo si poteva decidere prima se il PD voleva che ci fossero le primarie tra 2 candidati possibili. La persona che meriterebbe essere eletto dai triestini primo cittadino è Michele Lobianco, quindi è un altro candidato sindaco. Allora, lo era già candidato. Nel 2011. Allora, non di tutti però, non di tutti. No, era Confini. Sì, con il suo partito. Diciamo che sta succedendo quello che sperava il centrodestra? Ma guardi, quello che sperava il centrodestra, francamente, quello che sperava e si aspettava il centrodestra era una sola questione e non riguardava le primarie: avere un candidato forte ed unitario, e credo che entrambe le condizioni si sono verificate, non finisco al centrodestra. Chi vince tra Cosolini e Russo poco cambia, io non nascondo appunto che poco cambia, dice. Non nascondo che avevo una simpatia in più per Russo, ma del resto i numeri pare che sono, non dico definitivi, ma quando il distacco è quello che è, direi che l'apparato ha battuto il rinnovamento all'interno del PD, un po' quello che si verificò tra Bersani e Renzi alle primarie in sostanza. Quindi poco cambia in questo momento, perché dico poco cambia perché il centrodestra è un candidato forte e unitario. In questo momento però ci sono, fatto un po' occhio e croce, i dati su 6.500 votanti. Allora, eccolo qua, ho l'affluenza, diciamo, definitiva, quindi 6.864 mi fanno sapere. Su quasi 7.000 votanti ci sono circa tra i 2 e i 3.000 elettori del centro-sinistra del PD che ritengono che l'amministrazione Cosolini era fallimentare, così come lo ritenne il centrodestra per 4 anni, così come lo ritiene il senatore Francesco Russo. Patuanelli, per voi? Ma sì, quest'ultima lettura di Bertoli la ritengo corretta. Non so se una parte dell'elettorato del Partito Democratico che ritiene fallimentare l'amministrazione Cosolini. Certamente la campagna per queste primarie è fatta da Francesco Russo, più che proporre temi per un cambio di passo, al di là della città metropolitana, che sembrava essere la panacea per tutti i mali, dalla spiaggia alla galleria, a ogni problema della città. È stata una campagna basata su una critica forte a 5 anni dell'amministrazione Cosolini. Non c'è un tema su cui Francesco Russo non abbia criticato l'operato del sindaco uscente. Quindi questo è un dato politico, e credo che, al di là del fatto che per 2 settimane non si è parlato d'altro che di questo momento importante per la democrazia in generale e per il Partito Democratico nello specifico, e che quindi le luci un po' mediatiche sono rimaste sul Partito Democratico,
credo che non possa aver fatto altro che indebolire in realtà il candidato sindaco uscente, il candidato sindaco, cioè il sindaco uscente. Allora, non credo che sia stato d'aiuto. C'è l'unico dato forse che ha suscita un po' interesse nel Partito Democratico, credo sia un po' questo scatto di comunicativo di Cosolini, che per 4 anni e mezzo è stato assolutamente nullo sotto quel punto di vista, che negli ultime 2 settimane ha dato cenno di vita. Cioè dice che ha comunicato di più o... Beh, insomma, si è un po' fatto sentire, ha cercato di elencare una serie di cose che secondo lui sono state fatte. Noi possiamo... Che secondo lui sono state fatte. Beh sì, io critico fortemente l'amministrazione Cosolini da 5 anni in Consiglio Comunale, quindi è ovvio che continuo a pensare che molte cose non sono state fatte, alcune cose sono state fatte ma non come dovevano essere fatte. Quindi non che sia Cosolini o Russo, però... la destra vince facile. Voi chi preferivate? Perché ma Russo è convinto diciamo, di poter intercettare una parte del voto grillino. La candidatura di Russo avrebbe potuto intercettare una parte forse più del voto del centrodestra che del nostro voto, e avrebbe tolto probabilmente proprio il tema della critica dell'amministrazione precedente, nel senso che lui poteva dire sì, io sono candidato sindaco in sostituzione di un sindaco che non ha fatto bene, ma ci siamo resi conto di questo e quindi lo faccio io. Ovviamente ora è più facile fare una campagna che noi faremo e imposteremo sulla proposta che faremo alla città, cioè, ma che ovviamente non potrà non coinvolgere anche quello che in 5 anni questa amministrazione non ha fatto. Allora, cerchiamo di preparare le grafiche anche per ricordare, lo dico ragazzi, di aggiornarle, insomma, per ricordare quello che sta succedendo. Quindi un po' in tutti i seggi, quei 4-5 che ci sono arrivati, ecco, questo è interessante, infatti lo stiamo aspettando anche noi, quanti hanno votato per Cosolini al seggio di Servola, per esempio. 14. Che è il seggio 14, quindi mi dice giustamente Carmi. Allora, vedo Bernardo con il segretario del Partito Democratico, sindaco di Muggia, Nerio Nesladek. Vai Bernardo, la linea a te, vai. Sì, eccoci, siamo in compagnia sia del sindaco di Muggia, segretario provinciale del PD, Nerio Nesladek, che con Sabrina Morena, che abbiamo incontrato prima. Siamo saliti tutti alla sede del Partito Democratico. Nesladek, l'affluenza è stata buona, 6.864. Sì, buonasera a tutti, affluenza davvero buona, se consideriamo le uniche elezioni che sono paragonabili, cioè le elezioni del fine 2010 per l'altra consigliatura di Roberto Cosolini, eravamo arrivati a 4.037, quindi abbiamo oltre 2.000 votanti in più. Ci sembra un dato molto buono, insomma, devo dire la verità, una grande partecipazione e una prima soddisfazione per questo esempio di democrazia che abbiamo dato, no? Di questi tempi dove le cose si decidono nelle stanze chiuse oppure con pochissimi voti in rete. Noi abbiamo... Arcore dice... Noi abbiamo mobilitato 6.800, quasi 7.000 persone, insomma, mi sembra non una cosa da poco. Ecco, adesso i lavori come proseguono? Voi ricevete i numeri dello spoglio delle schede e fra, non so, una mezz'oretta avrete tutto? Un pochino di più credo, perché ci sono alcuni seggi in cui c'è stata una votazione piuttosto corposa, quindi io credo che non meno di un'oretta, forse anche qualche cosina di più. E sono già arrivati i primi numeri, almeno di quei piccoli seggi che dovevano... Ma sono numeri che non dicono e non possono dire nulla, per cui è arrivato qualche seggio piccolino, ma non è assolutamente significativo. Sindaco Cosolini, che ha votato al seggio della sede di SEL, con Sabrina Morena, scrutatrice, che ha passato là il pomeriggio per dopo venire qui alla sede. Sì, insomma, è stato un grande onore comunque di avere il sindaco Cosolini, che insomma ha votato nella nostra sede non per simpatia, ma perché è afferente alla nostra sede. E anche comunque c'è stata un'affluenza molto buona di 796 persone anche nella sede di SEL, e quindi insomma io credo che, ed è stato anche comunque, io ho fatto la scrutatrice, è stato comunque bello, insomma, interessante vedere tutte queste persone che venivano, che si interessavano, che volevano sapere anche come andava, quanta affluenza c'era, e che comunque ci sono state costanti in tutta la giornata, cioè noi non abbiamo avuto un momento buco, e tra le ore di pranzo, che in genere è un momento insomma
per dare proprio il tenore dei numeri della giornata, vedo dal foglio che hanno fornito a sia Nesedec che a Sabrina Morena 2.323 entro le 12, 5.501, sto parlando dei flussi di persone sono venute a votare entro le 18, per dopo chiudere a 6.864 alle 21. Questi numeri nei tre scaglioni della giornata. Allora, grazie Bernardo, torneremo a collegarci con te quanto prima. Intanto do altri aggiornamenti che mi stanno arrivando. Quindi, seggio 9, voi dite via Pellico, qua sotto? Via Silvio Pellico? Potrebbe essere? Potrebbe essere, adesso verifichiamo subito. Rovi si sono organizzatissimi questa sera, scatenatissimi. Allora, seggio 9. Friuli anche allora, vabbè, seggio 9, 301 votanti, Cosolini 165, Russo 134. Una bianca, una contestata, quindi al seggio 9 vince Cosolini, il seggio 12, che cos'è? Seggio 12, Russo 139, Cosolini 288, questo mi dicono. Attendiamo in effetti anche il seggio 14, che voi mi dite essere... La settima circoscrizione, questo è interessante. Mi sembra a questo punto che la vittoria, almeno il sindaco Nesdred che dice che sono dati parziali, quelli i seggi più piccoli chiaramente e inevitabilmente, però Rovis, a me sembra per ora una vittoria schiacciante, almeno da quello che ci arriva, non ho visto mai un seggio con il vantaggio di Russo, no? Sì, beh, anche per esperienze non di primarie ma di altre elezioni è sempre meglio aspettare di avere dati più consistenti, numeri più consistenti per dare giudizi definitivi. Però un po' i pronostici erano un po' questi, sentendo anche un po' tutte le forze politiche, cioè quello che comunque Cosolini partiva avvantaggiato anche dal sostegno di tutta il partito, sostanzialmente nelle sue varie espressioni locali, provinciali, comunali, regionali, eccetera, e quindi con un vantaggio, diciamo così, sì, di partito. Partito che in realtà è debolissimo. Prego? Cioè? Partito che in realtà è debolissimo, vabbè, mi pare che abbia 400 iscritti. Vabbè, ma insomma, quindi, questo lo sapete. Io sapevo 250, però ho letto sui giornali 400, però a me era stato detto 250 iscritti. Poi sappiamo, non so, Carmi, dovrebbero essere 400, anche 400 tesserati? 400, sì. Ma sì, poi sappiamo che a fianco degli iscritti ci sono i corpi sociali, ci sono i settori che possono essere vicini o meno, quindi non è che fai solo il conto degli iscritti, qui non votavano gli iscritti e no, basta. Ma questo no? Lo dico perché qui votava tutto un mondo, Di adesione, vicino al PD. Di adesione alla persona. Vabbè. Più che iscritti, corpi sociali, perché era nell'un caso né nell'altro i cosiddetti corpi sociali o i riferimenti organizzati di una volta hanno funzionato minimamente, probabilmente non per Cosolini, sicuramente non per Francesco Russo, quindi credo che sia stato un voto alla espresso persona. Alle due persone, una scelta tra le due persone. Vabbè. Forse ha ragione, se posso, ha ragione Maria Teresa, un concetto che ha espresso molto bene prima, al di là di quello che è stato detto, degli slogan ogni giorno da parte di Francesco, eccetera. Secondo me l'elettore di centrosinistra ha una caratteristica, al di là di come saranno i risultati, io non mi esprimo fino a che non abbiamo ancora qualche seggio, perché abbiamo già visto trasmissioni televisive con le bandierine di un colore e dell'altro e dopo nel giro di quarti d'ora cambiare bandierine e cambiare schermo. L'elettore di centrosinistra chiede unità e vota per chi dà quella garanzia di serenità, di unità della coalizione. È ovvio che chi punta a buttare per aria tutto, quando avevamo già deciso il sindaco, quando avevamo già presentato tutta la coalizione, poi alla fine è difficile far così, trasparire quel messaggio di unità. A questo punto qua Roberto Cosolini evidentemente ha interpretato quella voglia di compattezza di coalizione per poter andare a sfidare poi Roberto Di Piazza e quelli che saranno gli altri candidati sindaco. Adesso bisogna marciare su Di Piazza, quindi diciamo, no? Organizzare. Marciare su Di Piazza e quelli che saranno gli altri candidati, perché ne abbiamo diversi. Ogni settimana arriva qualche lista civica di qua, di là. Poi vogliamo capire Di Piazza quanto grande fa la coalizione, perché anche questo Di Piazza è sicuramente un candidato importante, un candidato forte. Anzi, approfitto per. Gli ho scritto un messaggino l'altro giorno per salutarlo e fargli in bocca al lupo per una pronta guarigione. Facciamo gli auguri. Però bisogna capire come sarà la sua coalizione. Se perché sarà la fucina o se sarà una fucina allargata, una squadra allargata, insomma. Vabbè, ma mi pare che la sua coalizione, insomma, si capisca ormai quale sarà. Può fare la differenza, perché secondo me i mondi sono cambiati. Io guardo quello che è successo nel 2006. Chi c'era? C'era Everest, c'era Paolo, eccetera, c'era Teresa. Al primo turno Rosato e Di Piazza hanno finito 48-8, 48-2.
400 voti di differenza. Io non credo che questa volta al primo turno ci saranno candidati che andranno oltre il 35, 36, 37%. Per scontato il fatto che ci sarà un candidato al ballottaggio di centrodestra e uno di centrosinistra. Okay. Ma dice invece attenzione ai grillini. Ma abbiamo anche 5 Stelle, cioè i grillini non è mica si giocano non due partite una in conseguenza dell'altra, si giocano due partite, una diversa dall'altra, una il 5 giugno e una il 19, veramente si riazzera tutto. La variabile dei 5 Stelle, infatti, c'è il rischio concreto o la speranza concreta per Patuanelli. Per loro immagino, certo. No? Ma noi siamo pronti ad affrontare anche Paolo Menis al secondo turno? No, ma che vincano. Non c'è nessun problema. Il panorama politico perché, è diverso. Perché lo schema del ballottaggio, lo schema del ballottaggio ormai si è visto in tutta Italia con il 5 Stelle certo. Candidato in ballottaggio. È che gli elettori esclusi di centrodestra e centrosinistra votano per i 5 Stelle in odio o comunque in contrapposizione agli altri. Sì, vado a memoria, credo che il Movimento 5 Stelle non ha mai perso un ballottaggio, cioè laddove è arrivato al ballottaggio ha vinto. È vero, è verissimo quello perché che dice. Perché ovviamente aggrega più facilmente lo schieramento che non è uscito vincitore dal primo Infatti, turno. Il vostro problema è se rimasta fuori dal ballottaggio, alla fine vincete voi. Io credo che ci siano buone possibilità che ciò accada e che ci siano anche buone possibilità che al ballottaggio ci arriviamo. Almeno i segnali che abbiamo sono molto positivi. Quando credo sia una partita aperta, ecco, non è per forza una lotta tra Cosolini e Di Piazza. Allora, tra poco stiamo preparando la grafica con i primi dati ufficiosi che sappiamo, quindi vedremo le due facce, Russo e Cosolini, con i numeri di votanti che ci stanno arrivando da amici e sostenitori del Partito Democratico. questo problema. Questo problema. È interessante. Chiedo ad Andrea, mi prendi il lo proporremo noi. Chi lo farete voi? No, lo proporremo noi. Ah, lo proporrete voi del centro. Per prenderci gli elettori di Russo, hai capito? Ah sì, perché questi passeranno basta con la voi. Spiaggia. Allora, la spiaggia la propone il centrodestra, perché abbiamo visto che non è piaciuta molto al sindaco Cosolini. A proposito, chiedo ad Andrea, possiamo rivedere il primo estratto preparato l'altro giorno per quanto riguarda il confronto tra Cosolini e Russo, proprio nel momento in cui litigano anche su questa proposta. Il primo che abbiamo riutilizzato, Andrea, per darti un'indicazione, insomma, anche durante sveglia subito il giorno dopo. Vediamo. C'è un progetto, c'è un sogno che i triestini hanno da sempre, non solo in mente al senatore Russo, quello di dare finalmente una spiaggia a Trieste, di portare Barcola di 100 metri più avanti e di farne una spiaggia davvero competitiva, bella, con tanti parcheggi, con ristoranti. Guardi, e la pista del sci concorrente. La fanno, no, ma beh, lo so che... le terme al posto della ferriera, ironizzano. L'ironia si spreca e va bene così. E a me l'idea è venuta, vedendo cosa hanno fatto a Copenaghen. Guardi, Copenaghen è una città un po' più freddo di noi, non è Miami. A Copenaghen hanno fatto una spiaggia simile a quella che vorremmo realizzare a Trieste, di 4 km, spiaggia artificiale. Copenaghen, che non è Miami, fa 40.000 visitatori al giorno, ma adesso abbiamo bisogno di ritornare a correre. Sindaco? Guardi, questa della spiaggia onestamente a me sembra una boiata pazzesca. Dillo al professor Brambati che ha lavorato all'università. Ma lo posso dire tranquillamente. Ma lo posso dire. L'hanno fatto a Barcellona, se lasci prima di dire che è una sciocchezza. Se lasci parlare, ecco, perché queste cose prima di proporle, no, ecco, bisogna affrontarle seriamente da molti punti di vista. Siamo in presenza di una riserva marina, siamo in presenza di vincoli ambientali, siamo in presenza di vincoli di tutela degli stabilimenti balneari. Quindi di non sepoli, insomma. Siamo in presenza evidentemente di situazioni Bora, Libeccio e così via dicendo. No, allora, ci sono tutte qui dentro. Allora, per dire, sì, in quelle due pagine ci sono tutte, no, sicuramente. Il progetto è così corposo. Allora, prima di pensare... Sono prima, ben più di due pagine. Prima di pensare... Prima di pensare a fare di Barcola a Caole, si possono fare cose più concrete, per esempio, realizzabili, guarda caso nel nostro piano regolatore sono previste, ovvero sei moli che vanno ad allungare lungo tutta la riviera di Barcola, uno ogni 500 metri, di fatto le possibilità di balneazione, spiagge di Copacabana, Caipirinha al posto dello spritz e così via dicendo. Rischiamo di far diventare tutto quanto un Luna Park. Se avessi ascoltato i consigli di molti, compreso questo che mi sta dicendo Roberto Cosolini, Porto Vecchio sarebbe ancora bloccato perché c'è una libreria intera che spiega come sdemanializzare e spostare i punti franchi. Era
impossibile. Ma porto vecchio risultato. Ci hanno provato tutti, ma, e nessuno allora, l'ha fatto. Ma tu sai benissimo perché dobbiamo dirci le cose come stanno. Decideranno i triestini se vogliono un sindaco che ci prova davvero a cambiare questa città, oppure decide di fermarsi davanti al Nosepol, magari perché qualcuno dalla regione ha detto che queste cose non si possono fare. Ma tu non puoi dire il Nosepol. Beh, lo stai dicendo tu. Tu non puoi dire il Nosepol, perché noi abbiamo fatto dopo 18 anni un piano regolatore. Non puoi dire il Nosepol perché abbiamo fatto il piano del commercio, il piano dell'ambiente e dell'energia sostenibile. Non puoi dire il Nosepol perché abbiamo aumentato l'investimento nel sociale da 50 a 57 milioni di euro. Non puoi dire il Nosepol perché abbiamo tessuto rapporti con Vienna, con Lubiana, con Zagabria, con Sarajevo, rimettendo Trieste in un circuito europeo. Non puoi dire ho sdemanializzato il Porto Vecchio, perché sai benissimo che un emendamento analogo lo hanno fatto Russo, Meni, Antonione 2 anni prima. No, l'unica differenza no è che il governo stava cadendo e lo sai benissimo, non c'erano le condizioni perché passasse. L'emendamento l'hai portato tu, è entrato nell'emendamento del governo, è stato un ottimo risultato, tutti te ne hanno dato atto, io compreso, ma è il risultato di un lavoro di squadra. Quindi non puoi dire Nosepol, non puoi dire Nosepol per la svolta del porto. La svolta del porto che io ho voluto andando a cercare Zeno D'Agostino, e non ho avuto bisogno dei cacciatori di teste che venivano proposti all'epoca e che sarebbero costati 50.000 euro di denaro Russo, pubblico per trovare il presidente giusto per il porto di Trieste. Quindi non puoi dire Nosepol, puoi dire che pensi di poter fare meglio e più di me, sei libero di pensarlo e di proporre agli elettori, ma dire che in questi 5 anni è passato al Nosepol è una cosa che non ti puoi permettere di dire. Allora, abbiamo un altro aggiornamento. Intanto vi dico che sta salendo le scale della serie di Tele4 il senatore Francesco Russo, quindi sarà con noi tra pochi istanti e commenterà gli altri dati che stanno arrivando. Vi leggo l'ultimo, seggio 13, quindi andiamo a verificare, Guardiella, via Guardiella, stadio 1 maggio, quindi seggio 13, sesta circoscrizione, Cosolini 204 e Russo 108. Non c'è un seggio che abbiamo letto sino ad adesso che veda in vantaggio il senatore Francesco Russo. Ecco, mi fate vedere questa grafica grazie ai ragazzi che abbiamo preparato via l'SMS, vediamo, eccolo qua, credo che sia il contrario ovviamente, quindi direi che Roberto Cosolini è in vantaggio, abbiamo fatto vincere il senatore Russo. Adesso entra e lascia così finché arriva Russo, lascia così finché arriva Russo, falla entrare così e via. Va bene, allora. Che caldo questa sera. Eccolo, sistemiamo la grafica, ragazzi, per favore. Quindi, ma no, preciso. Adesso che va bene così, fate entrare il senatore, prego, venga. Guardi che l'ho preparato il seggio qui. Mi hai fatto perdere la scommessa. Grazie per essere venuto. Grazie. Guardi cosa c'è qui, c'è la birra che io le avevo promesso per la condivisione. Allora, dai dati che mi arrivano, qua mi arriva una segnalazione a Viva Grillo, c'è scritto Viva Grillo in una scheda, va bene. Cosolini, anche il seggio 13 avanti. Vittoria schiacciante del sindaco? Beh, mi pare che i dati siano inequivocabili. Mi permetto intanto di salutare anche dagli studi Roberto Cosolini, di fargli i miei complimenti e di dire che da stasera siamo davvero tutti uniti. Questo lo abbiamo detto in campagna elettorale, è stato delle primarie sicuramente combattute, assolutamente dialogate anche tra le nostre tifoserie, ma il Partito Democratico è questa cosa qui. Il Partito Democratico è un partito in cui ci si confronta e poi alla fine si riparte uniti. Io ho detto a Roberto Cosolini, che ho sentito al telefono per fargli i complimenti. Quindi già la chiamata di rito. Sì, assolutamente, insomma, tra me e Roberto questo è assolutamente scontato. E gli ho detto scherzosamente, ma non troppo, che mi deve comunque qualcosina più di una birra, perché abbiamo fatto ripartire una campagna elettorale del centro-sinistra che l'abbiamo detto, insomma, era fino a 3 settimane fa in difficoltà. Quindi credo davvero che sia sotto gli occhi di tutti, e di questo voglio ringraziare i tanti triestini e tante triestine che hanno partecipato, sia sotto gli occhi di tutti che oggi il popolo del centro-sinistra ha apprezzato l'idea che ci fossero le primarie. È stato per il numero di votanti, quindi 6.800. Beh, siamo in controtendenza rispetto a 5 anni fa, credo anche rispetto al dato nazionale, non li ho visti nelle altre città.
in un momento in cui la politica sicuramente tira meno di quanto tirasse in passato. Quindi è il segnale che le primarie hanno fatto bene a rimettere al centro la politica del centro-sinistra, del Partito Democratico. Questo è il patrimonio migliore che credo rimanga al... Via la grafica, tra l'altro, senta senatore, le giunge una notizia di un seggio in cui lei sia arrivato in vantaggio rispetto a Cosolini? Ma non credo, onestamente non credo. No, mi pare che sia che il dato sia più o meno consolidato, 65-35. Devo dire, mi faccia fare una battuta, insomma, partendo dal 100% del centro-sinistra, tutte le liste della coalizione a favore di Cosolini, il 100% del mio partito, salvo qualche consigliere comunale che ringrazio. E il fatto che questo 100% prenda soltanto il 65% è comunque indicativo del fatto che c'era qualcosa che il centro-sinistra non intercettava. E questo è stato il senso della mia campagna elettorale, portare al centro-sinistra anche ciò che fino a qualche settimana fa era fuori. È un pezzo di città, è un pezzo di opinione pubblica che non era in sintonia con quello che si faceva. Senta, e con la candidatura di Cosolini. Da domani quindi? Da domani, l'abbiamo sempre detto, tutti insieme, uniti. Ecco, spero davvero che il patrimonio, credo sia stato sotto gli occhi di tutti, il patrimonio di entusiasmo, i tanti giovani che si sono avvicinati, le idee che abbiamo portato, la centralità su Città Metropolitana, mi pare che sarà difficile, insomma, non soltanto perché lo chiedono il 65% dei triestini, ma insomma anche perché è stato centrale nel nostro dibattito. Beh, tutto questo è da oggi ancora più patrimonio del centro-sinistra, ancora più patrimonio del Partito Democratico. Spero davvero che il mio partito e la coalizione ne facciano tesoro. Il mio impegno è da domani, ventre a terra, e in piena lealtà. Spesso la prima volta non si è riusciti a ottenere la leadership, potrebbe esserci una seconda occasione per lei? Ma non è un problema di questo momento, credo che in città io abbia espresso posizioni condivise, importanti, forse al di là addirittura dei numeri di queste primarie, insomma. C'è stato un movimento di opinione molto forte, è un movimento di opinione che probabilmente non ha intercettato del tutto il popolo che è andato a votare oggi. Ci sono persone che hanno condiviso probabilmente la mia proposta, ma non entravano volentieri in una sede di partito, in una sede di partito di centrosinistra. Il mio obiettivo è... Lei ha cercato di intercettare per altri elettori, diciamo, anche chi non, magari non si è più recato alle urne. Beh, credo che la percezione di tutti fosse che la battaglia di stasera sarebbe stata molto equilibrata nei numeri. In città lo era probabilmente, non lo è stata nel popolo di centrosinistra, o meglio in quelli che sono andati a votare questa sera alle primarie. Ricordiamoci che gli elettori del PD sono stati 32.000 alle europee, quindi insomma questa è una piccola porzione che ha dato nettamente ragione a Roberto Cosolini. Quindi il rischio è che ci sia una forte estensione poi a giugno, cosa dice? Ma io lavorerò perché le istanze di quelli che hanno visto in me una proposta diversa, aggiuntiva, positiva, forse più innovativa rispetto alle cose che veniamo messe in campo, stiano dentro il campo del centro-sinistra, stiano dentro la proposta che noi opporremo a una destra che comunque ha tenuto bloccata questa città per decenni. E spero davvero che il centro-sinistra faccia tesoro e non chiuda occhi e orecchie così come è stato. Se queste primarie sono servite a sbloccare un po' e a far capire che c'è dell'altro oltre a quello che ci eravamo detti fino alla settimana scorsa, conferma che non si candida, giusto? Assolutamente no. Al Consiglio Comunale. Sento un'ultimissima cosa davvero: pensa che parte del centrodestra sia andato a votare per sostenere Cosolini, che reputava sempre il candidato più semplice, così a loro? No, non credo ci siano state dei flussi particolarmente significativi, strani. Sono state delle belle primarie, le primarie pulite, le primarie, ripeto, in cui abbiamo discusso così come si deve fare dentro un partito, dentro una coalizione. Mi piacerebbe anche gli altri, 5 Stelle e centrodestra in primis, potessero fare come noi e avere la ricchezza di questo dibattito. Però, insomma, il centrodestra sì, credo abbia tifato perché vincesse Cosolini, ma io... ti farò anch'io perché vinca Cosolini. Che segnale lancia Cosolini? Chiedo l'ultima cosa ai vertici del partito, perché adesso chiaramente comunque è stata una sfida vera, anche con toni accesi. Il PD si è unito grazie a Russo, Cosolini anche questo farà suo, immagino, di capire cosa intende, però che il suo ruolo adesso quale sarà? Non rischia di essere schiacciato tra i big
nel futuro per, guardi, per intanto, aver osato intanto, sfidare, questo dico. Intanto se, come dire, se tutti i big del mio partito valgono il 65% e il senatore Russo da solo vale il 35%, mi considero, discretamente big anch'io, ma siamo tutti uniti. Io spero, ecco, l'unico segnale che lancio è davvero ascoltate la grande passione che noi abbiamo mobilitato in queste settimane. C'è stata in piazza, c'è stata sui banchetti, c'è stata perfino, ripeto, al di là dei voti che abbiamo raggiunto in queste primarie. In città ci si è accorti che c'è qualcosa di nuovo e una proposta che può arricchire il centrosinistra. Fino a 3 settimane fa non si ascoltava molto, spero davvero che anche dentro il mio partito ci siano da oggi orecchie più attente. Cosa le ha detto Cosolini al telefono? Ma niente, è stata una telefonata assolutamente cordiale, ci siamo dati appuntamento fin da domani per programmare. Andrete insieme adesso in piazza, diciamo, per la campagna elettorale? Ma spero proprio di sì, io sicuramente sono disponibile, come sono sempre stato, a fare le cose che decideremo insieme. Insomma, ci l'obiettivo sarà una lista città metropolitana, senza lei candidato, ma una lista città metropolitana, Trieste metropolitana? Ma non so se qualcuno si prenderà la briga di programmarla, di sì, progettarla, no, assolutamente allora, nessuno dei miei. Questa, come promesso, non la bevete insieme perché non siete insieme contemporaneamente, ma starà arrivando, credo, anche Roberto Cosolini. Questa è per lei, perché come ogni promessa, insomma, si è presentato poi, qui, dovevamo berla insieme. Ma la prossima la beviamo tutti insieme. Ok, va bene. Grazie, senatore Russo, in bocca al lupo. Grazie. Allora, abbiamo la pubblicità, dunque altri dati che stanno arrivando. Ringraziamo davvero lo staff del senatore Francesco Russo perché ha mantenuto la promessa, è arrivato qui nonostante, insomma, un risultato per ora che non lo ha premiato, insomma, come abbiamo visto dai dati. Pubblicità, un minuto, poi torniamo con tutti gli altri collegamenti e aggiornamenti. Vi aspettiamo. Allora, ha vinto Cosolini, il titolo che abbiamo già cambiato ovviamente perché questo è il dato definitivo, ammesso anche dal senatore Russo che era con noi in studio pochi istanti fa, lo avete sentito, ora vorrei ascoltare un vostro commento molto rapido. Seggio 14, intanto altro aggiornamento, quindi comprende anche Servola, questo è interessante, no? Quindi chi è andato a votare, la Rodari, il Foschiatti, Don Milani, via dicendo. Seggio 14, Russo 243, Cosolini 404. Mi fate rivedere la schermata, ragazzi, per riepilogare molto facilmente quella che è la situazione attuale. Eccoli qua, le primarie PD, qual è il risultato fino ad adesso? Seggi sempre in vantaggio, lo ricordo, Cosolini 1544, Russo 814. Carmi, ha sentito Russo darvi l'onore delle armi comunque, no? Sì, ma ha detto quello che mi immaginavo, cioè io da Francesco mi aspettavo questo comportamento qua. Gli dirò, perché è giusto così, insomma, per l'amicizia che abbiamo, perché ci conosciamo dai tempi del Petrarca da 25 anni, gli dirò quando saremo così davanti a un caffè perché l'ha fatto in questo momento, perché ancora non l'ho capito francamente. Dopodiché io sono abituato da sempre a fare tesoro di quello che succede, delle esperienze che succedono. Io credo e sono convinto che Francesco e tutti quelli che hanno lavorato per lui da domani mattina lavoreranno per Roberto Cosolini, perché alla fine le primarie ne abbiamo fatte tante. Io ho fatto certe primarie con Francesco, ho fatto certe primarie contro Francesco, ci siamo già divisi e ricomposti. Ecco, tante questo volte. È un aggiornamento: 1948 voti per Cosolini, 1057 per Russo. Poi questo un giorno faremo quale? Anche una bella discussione a latere su come si deve comunicare anche, perché? Io che in questi anni ho lavorato con Roberto Cosolini, io ho visto che Roberto Cosolini ha avuto tante giornate intense come queste, non è che ha corso in queste giornate qua e prima non correva. Dopodiché nel momento in cui un bisogna sindaco come lui, no? È bravo sui social network a comunicare tutto, ogni volta che il comune fa qualcosa esce comunicato da voi, sul piccolo, eccetera, eccetera, evidentemente non basta più, bisogna fare sempre di più. Per l'amor di Dio, siamo qua, evidentemente gli elettori giustamente sono più esigenti. Francesco ha detto che bisogna correre di più, io sono convinto che potrà aggiungere quei chilometri all'ora in più e andremo tranquilli da qua avanti. Ma ripeto, non mi ha meravigliato, perché Francesco da questo punto di vista qua mi aspettavo dicesse quello che ha detto. Imbarcherei qualcuno che ha seguito la comunicazione di Francesco Russo. Ma Francesco fa le cose per bene. Francesco anche in altre primarie, in altre competizioni. Assolutamente sì. E penso e mi auguro che tutti questi giovani che lui è riuscito comunque a mobilitare, i ragazzi anche dei licei, in qualche modo poi
ritornino anche nella costruzione del programma per le elezioni definitive, ecco, perché questa è una risorsa che assolutamente non va persa. Allora, seggio 5, Presidente, intanto arriva un aggiornamento, Roiano, anche qui? Dunque, qua dicono seggio 5, Cosolini 548, Russo 252, nulle 4. Poi non so, scopriremo magari anche di contestazioni qualcosa già, ma non mi giunge notizia, non so se voi avete qualche segnalazione. Vabbè, o qualcosa. Quando i numeri sono così. Poco, no? Esatto, a questo punto è talmente. Però abbiamo visto che stanno aumentando il numero di vice sindaci del centrodestra, no? Sì. Quasi come il numero di seggi del PD, quindi è una bella partita, dai. Allora, tra poco ci colleghiamo con la sede del Partito Democratico. Intravedo già Bernardo Gulotta. Mi scrivevano pochi istanti fa in chat che si stringono già a bracci, vedo, nella sede del PD. Tra il... Eccolo qua, sento una festa, un clima di festa. Allora, Bernardo, andiamo a te. La linea a te, fai tu. Raccontaci un po' il clima. Sì, sì, allora... Stanno festeggiando in effetti qua in fondo. Sentivo già... Abbiamo alcuni fermi. Nel sede del Partito Democratico ci sono gli strumenti tecnologici per danneggiarci, mi sa, via, quindi niente, dobbiamo spostarci però di nuovo. Complessivamente fino adesso abbiamo 600 persone. I dati finora raccolti sono 3.186 per Cosolini, 1.600. Niente, 3.000 per Cosolini? 3.000 Cosolini. Niente, spostatevi. Allora, spostatevi di qualche passo. Torniamo dove eravamo all'inizio. Colpa mia che vi ho chiesto di farci respirare anche il clima, quindi è elettrizzante, per quello salta il collegamento. E allora, cerchiamo di capire, perché ho intuito più di 3.000 voti per Cosolini. Avete sentito anche voi? Siamo votato 6.800. Hanno già i numeri però più avanti di noi, chiaro. Non pensi con pochissime schede bianco, insomma, non è che si fuggiva. Due erano i candidati al primario. C'erano i non allineati però. Qualcuno, cioè? Qualche consigliere non si è allineato. Sì. Allora, vediamo se io sento voci, fatemi sapere, più del solito, nel senso, quindi se è quella di Bernardo, almeno la riconosco, Di Piazza non lavora con le slide, è persona concreta ed efficace, non serve far teoria da Partito Democratico, piccola punzecchiatura anche. Vediamo, fatemici vedere solo le immagini, ragazzi, eccolo qua, stanno bevendo, eccolo qui, vedo, riconosco alcuni giovani volti anche del Partito Democratico, quindi si sta già brindando, probabilmente aspettano l'arrivo di Cosolini. Ecco il sindaco Nesdrede, che sentiamo Bernardo. Siamo qui alla sede del PD dove, come ho detto già più volte, stanno festeggiando, stanno bevendo e stanno stappando spumanti, perché, ripeto, se mancano alcuni seggi non sono determinanti per ribaltare i dati che vedono il sindaco Cosolini vincitore di queste primarie del PD. È arrivato, come ho detto poco fa, ecco, ascoltiamo l'applauso. Studio, non sentiamo niente. Ecco, i ringraziamenti anche del sindaco di Muggia, Nesladec, a tutta la squadra, a tutti quelli che hanno lavorato qui in questa sede e anche nei tutti i seggi, i 14 seggi in città. Come ho detto poco fa, è arrivato anche consigliere comunale De Carli, che è a fianco a me adesso. De Carli, una vittoria, insomma, ormai i numeri hanno detto che il sindaco Cosolini ha vinto. Sono molto contento, questo è un significato importante, la dimostrazione che la gente ha capito il lavoro del sindaco. C'è chi ha detto che questa avanzata di Russo ha voluto in qualche modo portare a guardare più avanti. Sentivo delle voci che dicevano Russo ha investito per il futuro con queste primarie. Io non so cosa abbia avuto intenzione Russo, l'importante è che abbiamo raggiunto questo risultato, adesso siamo pronti per intraprendere quindi il nuovo e il prossimo obiettivo. Può essere stato un danno quello delle primarie per il sindaco Cosolini in corsa a giugno? Questo è il passato,
ora sul passato non si parla più, si parla di futuro. Ecco, queste le parole dunque del consigliere comunale De Cali, che ringraziamo. Si guarda al futuro, come dicevo prima, anche chiedevo al consigliere De Carli, c'è chi vociferava che questo di Russo è stata un'investitura per il futuro, per quello che sarà poi il suo cammino. Ora bisognerà vedere anche se lo stesso senatore appoggerà o meno Cosolini, se si farà da parte oppure se sposerà in pieno il progetto proprio del sindaco Cosolini. Allora, se hai altre reazioni, Bernardo, restiamo con te. Il senatore Russo ha detto che chiaramente è totalmente schierato a favore di Roberto Cosolini, lo ha detto pochi istanti fa, che mi sta chiamando, quindi non so cosa devo fare. Rispondiamo. Scusa, al sindaco. Sindaco, siamo in diretta, sì. Sindaco. Come entriamo? Adesso troviamo una soluzione, sindaco. Una buona idea. Stiamo arrivando, sindaco, arriviamo. Allora, succede così in diretta, quindi mi perdonerete. Comunque Roberto Cosolini è qui sotto la sede di Tele4, quindi sta arrivando. Volevo leggervi soltanto, chiedo ai ragazzi, allora andiamo ad aprire i boccaporti, che sta arrivando Cosolini. Il seggio 10, Cosolini 309, Russo 254. 254, seggio 10, via del Ghirlandaio, se non ricordo male. Stefano Uckmar in collegamento. Bernardo, veniamo con te, se siete pronti torniamo subito da voi nella sede del PD, nell'attesa di consegnare l'altra birra come previsto al vincitore Cosolini. Vai. Che possiamo fare un collegamento fra un attimo con chi è in studio da noi a Ring per discutere. Per sei in diretta, Bernardo, vai. Tre, quattro frasi. Sì, sì. Allora, aspetto un attimo l'ok. Siamo già in... Ok, eccoci, allora siamo anche in compagnia di Stefano Uckmar. Come l'ha vissuta questa vittoria di Cosolini, le sue sensazioni così immediate? Beh, intanto devo dire che ero molto preoccupato, non ero per niente sicuro della vittoria. Sono naturalmente molto contento del risultato, il voto è stato tutto per Cosolini, perché ha fatto molto per noi, e adesso credo che, spero, anzi sono convinto che lavoreremo tutti assieme per la vittoria finale. È stato più o meno un gioco di tre quarti Cosolini, un quarto Russo. Sentivo da studio dire, Russo ha detto, se io da solo riesco a tenere testa a tutte le grandi teste del Partito Democratico, vuol dire che comunque il risultato l'ho ottenuto. Beh, comunque da questo punto di vista le primarie hanno un po' smosso le acque, ci hanno fatto bene al PD, hanno fatto bene alla coalizione e hanno fatto bene anche lui, credo. Ha dato fastidio questa richiesta delle primarie da parte di Russo fra chi sosteneva Cosolini? Sostiene Cosolini? Ha dato fastidio perché è stata fatta un po' fuori tempo massimo, ma poi alla fine, come si vede, tutto è bene quel che finisce bene. Bene, lascio brindare allora avanti con gli altri presenti qui. C'è anche consigliere comunale Cimolino, qui domando praticamente le stesse cose. Un risultato che si aspettava oppure c'era un po' di preoccupazione, qualche dubbio? Ma no, insomma un risultato che ci si aspettava. Comunque io vengo da Valmaura, dall'asfalto, abbiamo avuto tantissime persone che sono venute, più del solito. Questa è una bellissima cosa, perché vediamo che quando ci si mobilita per le primarie la gente c'è. Allora, quindi c'è stato anche un momento proprio. Grazie per Bernardo, grazie. Salutiamo. No, si siede. No? No, vuole stare. Ma è impietosa l'inquadratura, non posso avere al mio fianco. Allora, no, non vuole sedersi in questa poltrona, la teniamo qui, sindaco, le lascio questo. Più avanti, vicino a me. Allora, intanto credo la congratulazione da parte di tutti. Grazie. Commento a caldo? Ma il commento ovviamente è di grande gioia, di grande emozione. È stata una bella giornata di grande partecipazione. Io ringrazio Francesco che mi ha telefonato circa mezz'ora fa e ci vedremo prestissimo, perché come avevamo già annunciato tutti e due, da domani il centro-sinistra unito comincia la campagna elettorale. Francesco Russo sarà al suo fianco, lui ha detto che è disponibile. Assolutamente sì. Cosa vi siete detti quindi però in questa telefonata? Quello che ho appena detto. No, ma nel senso, quello che noi ci aspettavamo che lei, non so, avesse detto qualcosa del tipo te lo avevo detto. No, ma insomma, pensavi di fare? In questi momenti no? ci si dicono le cose che ci si sente di dire. Evidentemente lui ha riconosciuto la vittoria, ha detto che ritiene che sia stato un bene per rilanciare la campagna elettorale,
Le ha fatto bene, e che da domani, ne esce più forte adesso. E che da domani facciamo squadra, e io ho detto che sono sicuro che da domani facciamo squadra e cominciamo a parlarne domani. Lei sindaco ne esce più forte adesso ancora? Beh, io penso che la fiducia che migliaia di cittadini di centrosinistra hanno dimostrato con il voto di oggi è sicuramente un buon punto di partenza per una sfida che è difficile. Non abbiamo mai negato che sia difficile, ma abbiamo tutte le carte in regola per vincerla. Su cosa secondo lei ha vinto questa sfida? Immagino lei sottolineerà sul lavoro fatto, sull'averlo ripresentato utilizzando la comunicazione come forse non è stato fatto negli anni precedenti, no? Credo che sia stato questo poi il nodo fondamentale di questa campagna elettorale. Ma sicuramente queste settimane sono state settimane importanti per intensificare un dialogo. Si è discusso molto di questo aspetto, ovvero di una carente comunicazione da parte della Giunta, da parte mia. Può anche darsi che in qualche misura questo sia stato vero, ma oggi come oggi mi pare tutto appartenere al passato. Come dal 13 febbraio ho detto subito che non aveva senso discutere sul se bisognava accettare le primarie e su cosa sarebbe successo se non le avessimo fatte. Ho detto subito di sì e abbiamo fatto le primarie hanno dato un risultato, e da questo risultato adesso noi andiamo avanti, e sono convinto che andremo avanti tutti insieme. Finito lo scrutinio, mi dicono anche al seggio 7, Cosolini 428, Russo 238, non c'è un seggio in cui Russo sia stato avanti comunque, no? A Servola abbiamo sottolineato anche poco fa che lei ha vinto, quindi forse ha premiato anche il dialogo, e l'incontro col Comitato 5 dicembre. Ma io non credo che il lavoro... Allora, io credo che nel confronto con il Comitato 5 dicembre, che è stato un confronto difficile, lo sappiamo, inutile negarlo. Che continuerà a fare, no? Tra l'altro ogni assolutamente, mese. Assolutamente, ecco, però ci sia stata l'ennesima dimostrazione del fatto che non ci tiriamo indietro e che non mi tiro indietro nemmeno di fronte agli argomenti difficili, ai temi difficili e alle situazioni spinose. Quella sappiamo essere sicuramente una situazione spinosa. E gli elettori di centrosinistra, che oggi hanno partecipato quasi 7.000, quindi un numero estremamente importante, hanno fondamentalmente però affermato che la comprensione, il riconoscimento e l'adesione al lavoro che abbiamo fatto, al di là di tutti i limiti, al di là di tutti i problemi, è un riconoscimento importante, che questo distacco tra il sindaco e il centrosinistra che governava la città e l'elettorato era un distacco molto probabilmente molto, molto esasperato e amplificato rispetto alla realtà. Ha sentito Deborah Serracchiani? Ho sentito Deborah Serracchiani, sì. Cosa vi siete detti? Complimenti. Mi ha fatto le congratulazioni. Sì, niente di qua. E Matteo Renzi? No. No, non l'ho sentito. Senta, qualcuno scriveva via sms, adesso citava Di Piazza. Ha un messaggio allora da lanciare all'altro Roberto da qui in avanti? Ma intanto io spero che si stia ristabilendo, che stia bene, e ci vediamo presto. Penso che ci vedremo sicuramente presto. Ci saranno occasioni di confronto. Io gli auguro, come ho già detto, una pronta guarigione. Non auguro alla città altri 5 anni di Di Piazza. Di Piazza. Senta, signor, voglio dire un'altra cosa. Qualcuno ironizzava ancora una volta sulla spiaggia di Barcola. Ma è un progetto che lei non recepirà, immagino. No. Quello che ha definito una boiata pazzesca, diciamo, qui nello studio di Ring. Quindi... No, l'ho detto subito. Non la recepirò. Ho anche detto subito che già nel piano regolatore approvato ci sono i cosiddetti moli, sei moli in più, di ampliamento di fatto della superficie balneabile, che mi sembrano più corrispondenti anche alla natura, all'identità della riviera di Barcola, e quindi i triestini, che mi pare lo preferiscano, continueranno ad avere i topolini e gli scogli come sono abituati ad avere. Senta, le faccio una domanda terribile: ha votato per se stesso, nel senso, per galanteria si vota per l'altro? No, ho votato per me, assolutamente, convintamente. Guardi la galanteria. Dopo ogni dibattito, dopo l'ultimo. La galanteria, dopo l'ultimo dibattito è più arrabbiato. Come? Diciamo, ho letto l'ultimo mio appello al voto e mi sono convinto. È così. va bene. Allora, guardi cosa le ho preparato io, perché ha visto che ogni promessa è debito. Sì. Lei è venuto in studio, quindi come l'ho consegnata a Francesco Russo, sì, adesso può iniziare a festeggiare almeno per questa serata. Da domani si ricomincia. Grazie. Aspetta.
aspetti però, perché noi ne approfittiamo. Avete domande per il sindaco candidato centrosinistra alle prossime comunali, Rovis? Ma no, questa sera io credo soltanto le congratulazioni per la vittoria che ha riportato. Le domande e tutto il resto da domani in poi. Da domani. No, Bertoli? No, ma ho già sottopongo una fila di domande in consiglio comunale. Quindi... Sono già troppe. Sono già troppe. Nessuno che la mette in difficoltà, Roberti. No, ma no, ho esordito la trasmissione dicendo che se fossi stato del PD. Avrebbe votato per lei. Ha detto Roberti. Questa è una sorpresa della serata. Anche Roberti si pente alla fine. Va bene. Senta, sindaco, l'altra sera, Patuarelli... No, ho domande da fare, ne facciamo tante. Però non l'ha trattata bene. Anche Patuanelli ne fa tante in aula. Sì. E Carbone? No, non so che richieda. Ha vinto, spero che vada avanti con il ritmo che ha assunto negli ultimi 15 giorni. Quindi si faccia forte negli ultimi 15 giorni, Presidente? Secondo me ha fatto un buon lavoro in questi giorni, alla grande proprio. Forse quello che prima mancava un po', ma io che amministro come Sindaco Cosolini so che quando si è presi da tante cose si tende a lavorare sulle cose e forse manca quel dialogo con i cittadini proprio per strada, che è importante. Da domani Marco Toncelli resta capogruppo, questo lei l'ha sempre detto. Che difficoltà potrebbero esserci nel lavoro dei prossimi mesi? Ma a parte che la consigliatura, come è noto, va verso la fine, certo. Quindi i consigli comunali da qui alla fine potranno essere 4 o 5 e non di più, credo. Ma in ogni caso non c'è nessuna ragione perché noi cambiamo capogruppo. Lo ribadisco, questa è stata... evidentemente una vicenda che nulla ha a che fare con il nostro lavoro quotidiano come amministrazione, come gruppi consigliari, e quindi si va avanti così fino alla fine per quel che mi riguarda. Guardi, anzi lo dico con molta chiarezza e se vogliamo con un pizzico di... con Francesco ci siamo già chiariti. I giovani che hanno accompagnato Francesco in questa campagna, talvolta con qualche tono anche esasperato, dovuto magari all'entusiasmo e all'inesperienza, sono assolutamente ben accolti in un progetto politico al quale possono dare proprio il contributo della freschezza e dell'entusiasmo. Qualche vecchio rancoroso forse può andare definitivamente in pensione. Qualche vecchio rancoroso. Carbone, lei mi aiuti a capire a chi sta facendo riferimento il sindaco? No, non vedo. Parleremo con calma. Senta, le chiedo l'ultima cosa. L'altro giorno ha annunciato per esempio l'intenzione di proseguire i lavori per il tram e portarlo sino alle rive, sì. Giusto? Sì. Sarà tema di campagna elettorale, diciamo, proposte per la prossima amministrazione. Altre cose sulle quali spingerà in questa campagna elettorale? No, glielo dirò la prossima volta. Ecco, sempre mi fa un pezzo alla volta. Va lasciatemi bene. Andare a festeggiare. Va con bene. I volontari e sostenitori, vado alla sede del PD e poi ci ritroveremo da qualche altra parte per un brindisi e poi si va a dormire, anche perché domani ricomincia tutto. Qua mi stanno già dicendo che devo tenere i ritmi di queste 3 settimane e quindi è meglio che vada a dormire. Dove va? Dove andate a festeggiare? Chiamiamo vuole fare un annuncio? No, non facciamo annunci. Non facciamo annunci televisivi, grazie, allora, grazie sindaco, ai triestini, grazie agli elettori, perché è stata in ogni caso una gran bella giornata per la politica triestina. Allora, grazie sindaco Roberto Cosolini, adesso tanto lo seguiremo ancora, allarghiamo pure l'inquadratura, seguiamo i saluti, andrà alla sede del Partito Democratico dove c'è il nostro Bernardo Gulotte, quindi vedremo anche questa fase del festeggiamento. Tra pochi istanti abbiamo la pausa, se possiamo andare subito alla sede del Partito Democratico, chiedo ai ragazzi in regia, andiamoci perché sta arrivando il segretario del partito regionale, quindi Antonella Grimm, vedo il SEL, credo Jacopo Lillini. Bernardo, se sei pronto vai pure tu. Eccoci, allora siamo in diretta sempre dalla sede del Partito Democratico dove stanno arrivando un po' tutti gli esponenti politici del centro-sinistra. Ora siamo in compagnia di Jacopo Lillini, di SEL, che assieme, anche abbiamo sentito prima Sabrina Morena, insomma soddisfatti di questo risultato. Assolutamente, è in linea con quanto ci aspettavamo, abbiamo continuato a sostenere Roberto Cosolini, il nostro sostegno penso sia stato preponderante e sicuramente ha aiutato il risultato di oggi. Nella nostra sede sono arrivate più di 700 persone a votare e penso che il risultato di stasera confermi il buon operato dei 5 anni e di come ci presenteremo uniti, tutti quanti uniti, come centro-sinistra alle elezioni di giugno. In vista proprio delle elezioni di giugno, le aspettative? Dai.
Io penso che adesso che abbiamo chiarito che il centrosinistra è unito, che il nostro candidato è Roberto Cosolini, non guardiamo in casa ad altri, ma cominciamo a fare vera campagna elettorale, perciò da domani, non proprio nelle prime ore del mattino, visto l'impegno di oggi. Salvo chi viene a Sveglia Trieste. Salvo chi viene a Sveglia Trieste, che immagino che sia giusto che venga, però diciamo che gli scrutinatori e anche coloro che non sono stati ai seggi, da domani cominceremo con la campagna vera, come Centrosinistra Unito, SEL, insieme al Partito Democratico, insieme ai cittadini e insieme a Trieste Cambia. Grazie Jacopo Lillini, noi adesso andiamo dall'altra parte dove troveremo, fra poco andremo dall'altra parte dove troveremo anche gli altri esponenti che si sono avvicendati qui alla sede del Partito Democratico, a fra poco allora. Ok, chiedici pure la linea in ogni istante, continuiamo a vedere gli sms, allora 340-700-6567, il messaggio anche a Roberto Di Piazza, avete sentito Francesco Russo, Matteo Renzi ancora una telefonata ma avrà una notte lunga credo per seguire un po' quello che accade anche nelle altre città. Di Piazza Nuovo dopo due mandati alla faccia, allora commento Bertoli, cosa dice? Ha sentito anche il sindaco? Un commento molto semplice, insomma al senatore Russo va l'onore e gli va riconosciuto di aver provato a rianimare un'amministrazione moribonda, perché a questo punto possiamo ritornare a parlare. Ha cercato di farlo e in qualche modo abbiamo visto che in queste tre settimane ci è riuscito, per come in città si è ricominciata a parlare, per tutto quello che ho visto poi un proliferarsi di lavoro da parte dei vari assessori. Ripeto, ha cercato di rianimare un'amministrazione moribonda, quello che conta però è che in 4 anni e mezzo non si possono cancellare. Guardi qua, la città è un disastro, loro festeggiano, scrivono. Ripeto, via SMS. Lasciamoli bere quest'ultimo bicchiere, insomma, con queste bottiglie e festeggiare, c'è ben poco da festeggiare, insomma, anche perché, diciamoci onestamente, c'è un vecchio detto, squadra che vince non si cambia. A 4 mesi elezioni, che ci sia stata una fetta consistente ed importante del Partito Democratico a ritenere che Cosolini doveva andarsene a casa con 4 mesi di anticipo rispetto a quello che saranno le elezioni, è un dato chiaro ed inequivocabile. Adesso possono festeggiare, da domani avremo delle scene di unitarietà. Ripeto, il centrodestra ha risolto un suo problema, mette in campo un candidato forte ed unitario. C'è poco da festeggiare perché 4 anni e mezzo non si possono cancellare con 3 settimane di campagna elettorale delle primarie. I triestini sanno benissimo come funzionano gli asili, i triestini sanno benissimo cosa è successo con gli appalti aggiudicati, i lavoratori ridotti alla fame, in povertà. I triestini sanno benissimo i lavori pubblici che non sono stati eseguiti. I triestini sanno benissimo anche un altro dato, che questa amministrazione ha avuto risorse economiche superiori a quelle che aveva l'amministrazione di Piazza a livello economico, eppure non è stata capace di fare quello che doveva fare. L'unica cosa decente, l'unica cosa bella forse con Trieste è stata fatta, gli diamo atto, da un emendamento in senato al senatore Russo, perché per il resto fino ad oggi l'amministrazione di Cosolini ha fatto solo e semplicemente un mero lavoro di amministratore di condomini, punto e basta. Quindi festeggino stasera, anche domani, la vera sorpresa lo avranno il 5 giugno. Allora mi fate vedere ragazzi il dato dei votanti, l'affluenza, chiamiamola così, il dato dei votanti, 6864, 6864 hanno votato oggi ai 14 seggi della coalizione di centrosinistra, quindi 6864 persone, non questa, l'altra grafica, lo chiedo alla regia, perché mi interessa anche analizzare un po' quello che diceva Francesco Russo. 68-64, lo ricordo la regia, il dato definitivo, che ha detto che forse non è riuscito a intercettare quella parte di elettorato che sperava o di risvegliare o di portare da questa parte. E può essere interessante anche alla luce del voto del centro. Lui in realtà ha parlato anche di entusiasmo e di come ha riportato l'entusiasmo portando nel vivo questa campagna elettorale, rianimando appunto anche, come diceva Everest, il PD. Quello che mi è sembrato però è che tutti quanti abbiano così rispettato e recitato a memoria il loro copione, cioè lo sfidante outsider che perde e in modo anche abbastanza clamoroso, che viene qua e chiaramente dice sono a disposizione, perché cos'altro poteva fare? Sono a disposizione, domani lavorerò per Cosolini. Ci sono i rappresentanti. Guardi, scusi, fino a ieri tutta Trieste urlare che Cosolini sa fare solo clanfe, oggi sembra che sia il sindaco del secolo, ipocrisia triestina. Dall'altra parte chiaro che l'attenzione è concentrata. Rappresentanti di una coalizione che ha sostenuto fino a oggi, che sosterrà fino alla campagna elettorale, fino a giugno, Roberto Cosolini, che dicono sì, perfetto.
detto siamo tutti amici, da domani lavoriamo tutti insieme. C'è un sindaco che da grande vincente, un sindaco uscente che da grande vincente dice perfetto, sono disposto a far lavorare assieme a Russo. La verità è che l'entusiasmo di cui parlava Russo è un entusiasmo che ha creato sul malcontento nei confronti del sindaco Cosolini. Cioè lui ha catalizzato su di sé quel 35% perché ha lanciato semplicemente un messaggio. È andato dagli elettori di centrosinistra a dire secondo me dovete continuare a votare centrosinistra, ma non questo sindaco e questa amministrazione perché ha lavorato male. E ha portato tutta una serie di elementi secondo i quali, sì, per i quali secondo lui Cosolini ha fatto male. Oggi, chiaro, da copione tutti quanti mi diranno che da domani sono tutti felici e contenti, certo è che quel 35% che ha votato Russo ha dato un giudizio di merito, e il giudizio di merito è che questa amministrazione comunale ha fallito. Qualcuno diceva adesso vedremo Cosolini sulla ferriera. Scusi Roberti, ho sforato come al solito di 3 minuti, Bernardo lo vedo già con il segretario Torella Grimm, vi chiedo di pazientare un minuto Bernardo, arriviamo subito da voi, pubblicità. Sì. Perché non si... Ah ok... Allora, mi sottolineano molti via sms giustamente le pesanti parole di Cosolini su vecchi rancorosi, questa cosa potrebbe avere delle conseguenze, ma giustamente in campagna, finita la campagna elettorale, si toglie anche qualche sassolino. Eccolo qua, chi è il vecchio rancoroso citato da Cosolini? Possiamo fare questi nomi? Beh, io non lo so chi è vecchio rancoroso. Eh? No. Io non lo so chi è vecchio rancoroso. Però immagina quelli che si sono schierati con Russo. Immagino, no? Qualcuno che per ha fatto... Esempio? Non so, leggete i giornali, no? Andate a leggere i giornali, bisogna guardare che non sono vecchio rancoroso. No, né vecchio né rancoroso. No, chi secondo lei? Vabbè, ma che se credo, insomma, che siano battute fatte a caldo. Basta leggere un po' i giornali delle... Credo che siano battute fatte a caldo. Presa con Boriccioli, per esempio. Anche no? Comprensibile. Giusto. Credo che siano battute fatte a caldo. Quella era la parte fuori copione, no? Quando si parla del vecchio rancoroso che potrebbe andare in pensione, quella è la parte fuori copione. In quel momento non si recita più il copione, ma si passa a delle vendette che chiaramente ci saranno e delle rese dei conti che ci saranno all'interno. Quindi del partito. Quindi chi parlava? Ma che ne so, sono problemi loro. Cioè. Non credo. Però il clima, ma non clima credo, dei migliori. Ma non credo che faranno nessuna vendetta, figura. Sarà Toncelli. Forse Toncelli non è vecchio. Non è vecchio. Forse un po' di rancore si percepiva anche. Ma dov'è il microfono? Ah, ok, il microfono c'è. Sono microfonato. Allora, Bernardo, vedo che stai guardando i dati. Sei con il segretario Grimm, la linea a terra, sì, sede del Partito Democratico, tra l'altro, sì, sta arrivando Cosolini, quindi quando arriva chiedici la linea, insomma seguiamo l'arrivo e i festeggiamenti con il sindaco. Abbiamo dei dati. Abbiamo dei dati ufficiosi, non sono ufficiali, però assieme alla segretaria regionale Grimm possiamo dire che i voti a Cosolini sono 4.447, 65,02% contro i 2.392 per Russo, pari al 34,98%. Ed è scattato l'applauso. Ecco, allora un commento così rapido proprio per capire un po' l'entità di questa vittoria. Ma prima di tutto assolutamente un ringraziamento a tutte le persone, a tutti i volontari e le volontarie che oggi hanno condiviso con noi questo grandissimo appuntamento di democrazia per la nostra città, che chiaramente è semplicemente, come abbiamo sempre detto, solamente il primo tempo, perché noi ci candidiamo oggi con ancora più forza, convinzione e passione per vincere nuovamente la città a giugno. Questo è sempre stato l'obiettivo di tutte queste persone, di tutto il Partito Democratico ed è l'obiettivo più importante. Il lavoro da domani verterà su quali aspetti e soprattutto contando anche la corrente Russo, come si interagirà con loro? Il lavoro continuerà ad essere quello che ha sempre caratterizzato questa giunta e il Partito Democratico, un lavoro che mette al primo posto la città di Trieste, i bisogni dei nostri concittadini e quindi il fatto di portare a concretezza tantissimi degli obiettivi che abbiamo seminato in questi primi 5 anni di mandato e che ci vogliamo portare avanti per altri 5 anni. Ecco, invece qui sono presenti praticamente tutti, fra consiglieri comunali, simpatizzanti e altro, non manca praticamente nessuno, i dati ufficiali arriveranno, sì, penso fra qualche istante, però ormai si può dire insomma che la vittoria è stata anche il sintomo di quell'unità del Partito Democratico compatto che ha in qualche modo messo all'angolo Russo. Ma
La cosa importante è che, come dire, abbiamo dimostrato di essere comunque un grande partito capace di mobilitare tantissime persone e che si candida ancora una volta con grandissima forza a riconquistare la città a giugno. Adesso spumante in mano e si festeggia questa sera? Sì, per un po', poi ricominciamo a lavorare. Ok, queste le parole dunque della segretaria regionale Antonella Grimm. Gli altri rappresentanti della coalizione di centrosinistra. Adesso sentiremo un po' tutti, abbiamo sentito poco fa il sindaco di Muggia. Bernardo, se mi senti, però, Bernardo, allora se mi senti hai Walter Godina, hai Walter Godina, eccolo qua. Il sindaco. Insomma, inutile che vi commento io queste immagini, ve le lascio godere da soli. Ora a turno vogliono tutti abbracciare il sindaco Cosolini. Questo l'abbraccio che gli esponenti del Partito Democratico, chi è venuto qua a votare, ha riservato al sindaco che è appena entrato, come avete potuto vedere e sentire dagli applausi. Adesso gli metteranno in mano sicuramente un bicchiere per festeggiare tutti assieme. Sentiamo qualcun altro all'interno di questa sede che è stato partecipe di questa giornata. Abbiamo il consigliere comunale Truglio, presente qui alla sede del PD, un risultato che si aspettava. Ho fatto la domanda praticamente a tutti, però il timore che magari l'esploit di Russo nelle ultime settimane potesse aver scombinato gli equilibri del PD c'era. Ma lui mostrava molta sicurezza, chiaramente, però il lavoro fatto in questi anni da Cosolini non faceva temere assolutamente che si potesse andare in una situazione non favorevole al sindaco. Adesso sono convinto che lo stesso Francesco si metterà anche lui insieme con tutti quanti noi per cercare di portare avanti ciò che dobbiamo effettivamente fare, vincere le elezioni vere, le elezioni contro gli avversari che sono di altro calibro, ma tutti quanti insieme. Io credo che Francesco adesso magari sarà in un altro punto, ma sono convinto che si riunirà con tutti quanti noi per fare una grande forza unitaria per riuscire a raggiungere lo scopo. Quindi tutti assieme, sia vincitori che vinti. Ma non esistono vinti, secondo me, perché è stata fatta un'unità di intenti, è stata semplicemente una prova a cercare di calarsi un po' in quella che era una situazione di gara e che ci ha fatto partire in anticipo rispetto a quella che è la gara vera elettorale che partirà da domani in poi tutti quanti insieme. Per cui sì, io credo che Francesco non si deve sentire e credo che non sia uno che ha perso, ma uno che ha smosso e ha cercato di avviare le cose in modo che potessero prendere la piega che adesso tutti quanti noi contiamo di far prendere alla questione. Grazie a Truglio, noi adesso cerchiamo qualcun altro a cui fare due domande. Bernardo, sono tutti andati. Esatto, abbassatemi un attimo l'audio. Allora Bernardo, restiamo collegato con te perché so che tu mi senti, vediamo e seguiamo il sindaco. Ti ho chiesto via sms se riesci a raggiungere Godina, perché a questo punto diventa interessante capire se ha mandato un altro messaggio a Marco Toncelli, che è stato il casus belli delle settimane scorse, dal quale poi la conseguenza appunto della richiesta di dimissioni, a vera o no, nei confronti del capogruppo del Partito Democratico Russiano Di Ferro, oggi sconfitto da queste primarie, insomma, insieme al senatore Francesco Russo. Allora è interessante capire anche se il senatore raggiungerà la sede del Partito Democratico nei prossimi minuti. Dopo la tentata spallata Cosolini se lo merita, scrivono via sms. Nardo, Bernardo, a te la linea, raccontaci ancora gli umori.
Sì, sì, allora andiamo a cercare qualcun altro all'interno della sede. C'è anche l'assessore Torrenti, possiamo scambiare due parole anche con lui. Il sindaco è appena arrivato, una giornata felice per il PD, per chi appoggiava Cosolini. Come ci si comporta ora con Russo e con quelli che appoggiavano lui? Beh, insomma, siamo nello stesso partito e siamo nella stessa coalizione, quindi ci si comporta sicuramente lavorando assieme per quella che è la sfida vera fra tre mesi. Insomma, è stata una buona prova di democrazia, diciamo, la cittadinanza ha evidentemente con questa scelta apprezzato il lavoro fatto in questi 5 anni. Diciamo, è stato di stimolo anche Francesco ovviamente a mettere in discussione soprattutto alcuni punti, diciamo, del lavoro fatto, e credo che questo sia di un buon viatico anche per programmare in maniera più incisiva i prossimi 5, che sono quelli dove di solito si portano a casa i risultati. Quindi io alla fine penso che veramente queste primarie siano servite un po' a tutti a misurarsi, a rendere, come dire, in qualche modo ancora più maggiori possibilità, più incisività per quanto riguarda la campagna vera, che è quella contro un avversario che è ancora da definire, ma che insomma vediamo. Insomma, io credo che questo risultato sia importante proprio perché di fronte a una messa in discussione, diciamo, è riuscito, diciamo, la cittadinanza ha dimostrato di volere spingere ma contemporaneamente di apprezzare anche il lavoro svolto. Grazie assessore, noi ci addentriamo nella stanza dove c'è il sindaco Cosolini in cerca non soltanto degli abbracci, degli sguardi, dei sorrisi nei confronti del sindaco da parte di chi c'è qui del PD. Ho intravisto l'assessore Marchigiani, ora cerchiamo di infilarci perché c'è tanta gente qua dentro. Ecco, assessore Marchigiani, una battuta anche con lei su questa vittoria del sindaco Cosolini in queste primarie. Lei che sensazioni ha? Beh, io credo che sia andata come doveva andare, abbiamo lavorato bene per 5 anni, potremmo fare tante altre cose, le stiamo facendo, le abbiamo fatte, ne faremo altre, credo che ci ricompatteremo tutti, andremo avanti uniti, è stata una grande prova di come dire, apertura e anche di inclusione in realtà, perché sicuramente abbiamo anche avvicinato altre persone e quindi speriamo di andare avanti con queste persone tutti insieme, insomma, le carte di regola ce le abbiamo. Grazie assessore. Andiamo ad addentrarci ancora all'interno di questa sala alla ricerca di Godina, che nominavi poco fa, ma anche dell'assessore Treu, che vedo, intravedo là in fondo, che è uno di quelli che è stato forse più duro con Francesco Russo, non soltanto a Tele4, a Sveglia Trieste e a Ring, però anche attraverso alcune parole che sono passate di bocca in bocca all'interno della politica del centrosinistra, fra sensazioni di una correttezza più o meno come dire importante da parte del senatore Russo e dell'assessore Treu. Ecco, ci sta avvicinando a noi proprio l'assessore personale del comune di Trieste, Roberto Treu. Prima però gli lasciamo un abbraccio con Sabrina Moreno. Possiamo andare a mangiare qualcosa, tornare, che Treu è ancora qui. Ecco, assessore Treu, lei è stato forse, come dicevo poco fa in diretta, uno di quelli più duri nei confronti del senatore Russo, dicendo che non poteva raccontare balle, ha detto proprio queste parole a Sveglia Trieste quando parlava di città metropolitana e dei suoi progetti. Questa vittoria ha scansato ogni equivoco. Sì, perché faceva della città metropolitana non quello che deve essere, che è, ma una fantasia, come un gioco delle tre carte, cioè dentro ci stava tutto, anche quello che non ci poteva stare. Ha vinto nella città della concretezza, della volontà di cambiare, di andare avanti, ma di fare cose concrete per la città. I cittadini di Trieste hanno bisogno di avere sicurezze nel futuro e con Cosolini si stanno costruendo proprio queste sicurezze e questo nuovo sviluppo della città, ed è giusto che il lavoro possa continuare così. Il voto di oggi conferma e dà fiducia ancora di più al lavoro fatto fino adesso e agli obiettivi che vogliamo raggiungere nei prossimi mesi per Trieste, per farla crescere. Ma della città metropolitana si farà qualcosa? Verrà ripreso come tema dal sindaco Cosolini? Ma certamente, ma era nel programma, solo che la città metropolitana per esistere ha bisogno di avere un'area vasta, avere il consenso di altri comuni, e questo si costruisce
mettendo assieme gli interessi dei comuni vicini, a cominciare da Monfalcone e dai comuni della nostra provincia. Questa è una città metropolitana, un'area vasta che potrà avere dei finanziamenti, certo europei, ma saranno, bisogna capire, che non risolvono il problema, non servono a fare le buche nelle strade, non servono a risolvere tutti i problemi, a fare le spiagge, altre cose assolutamente strumentali. Servono per fare alcune cose concrete e queste cose concrete saranno fatte. L'importante, torno a ripetere, dell'area metropolitana è riuscire a mettere insieme... Bernardo, vedo Godina, ferma Godina anche! Vasta. Il porto di Trieste o il porto di Monfalcone, abbiamo visto anche venerdì l'interesse che c'è stato di Monfalcone, abbiamo visto come vogliamo fare per quanto riguarda la parte industriale, abbiamo visto per quanto si fa un vero e proprio cooperazione economica, sinergia economica. Su questo bisogna lavorare, creare il consenso, avere gli interessi, e quello sarà un'ulteriore spinta, ma non è la panacea di tutti i mali. Allora grazie all'assessore Treu, vediamo se riusciamo a intercettare anche Walter Godina, che vedo dietro di lui, anche perché è interessante. Non lo interrompiamo, è impossibile. L'assessore Treu, ragazzi, può andare avanti fino a domani mattina. Grazie all'assessore Treu. Abbiamo Walter Godina, possiamo domandare anche lui. Si è mandato un sms a Toncelli. La sto cercando di aspettare. È una conferma da Ferdinando. Nel frattempo, le sensazioni di questa vittoria di Cosolini? Beh, come avevo detto fin dall'inizio, c'era soltanto un candidato veramente competitivo, lo sapevamo, l'abbiamo detto da tempo, avevamo sondaggi che non abbiamo utilizzato perché ci piace parlare con la gente e non con i numeri, però lo si sapeva fin dall'inizio. Bisogna dare atto a Francesco che ha, con questa sua iniziativa, in qualche modo sicuramente vivacizzato, forse si poteva vivacizzare molto prima, noi l'avevamo proposto. E lui non se l'era sentita a suo tempo nell'autunno dello scorso anno. Oggi abbiamo dimostrato, e 6.854 triestini hanno, partecipando alle primarie, hanno dimostrato che questo comunque è il vero metodo democratico con cui si fa partecipare le persone alle decisioni anche del futuro della città. Mi pare che Ferdinando le aveva mandato un messaggio riguardo a qualcosa, adesso non so se l'ha mandato lui oppure no, chiedo se c'è qualcosa. No, dunque, Bernardo, se mi senti, allora aspetta un secondo, è il casus belli da cui è nato, sì, tutto, dimmi, poi, e poi sì, la richiesta, diciamo, delle primarie in qualche maniera, quando Walter Godina mandò quell'SMS a Marco Toncelli praticamente lasciandogli intendere che era meglio se si dimetteva, sarebbe stato meglio una sua dimissione, visto che era aperto sostenitore di Francesco Russo e vista tante cose legate alla città metropolitana. Adesso, dopo la vittoria di Cosolini, questa sera è tornato a scrivere a Toncelli per quell'amicizia che lui pensava di avere e in qualche maniera si è incrinata. Vediamo, forse è saltato il collegamento. Niente, questa domanda è come il butterfly effect praticamente. Vabbè, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento audio e video con Walter Conti. Io ho scritto per molti molti anni, ho sempre creduto di avere un rapporto. Aspetta, ripartite. Gli dicevo, io a Toncelli ho scritto da tanti tanti anni, ho sempre creduto di avere un ottimo rapporto personale con lui e per quanto mi riguarda sono disponibilissimo a riprenderlo, però credo che il primo passo in questo momento tocchi a lui, perché io ho sempre tenuto sempre molto separato il rapporto privato e il rapporto umano con chiunque sia, anche se la pensi diversamente da me, da quello che sono invece posizioni di tipo politico, che a volte ci possono vedere concordi, altre volte meno, ma per quanto mi riguarda mai e poi mai verrà messa in discussione un qualsiasi tipo di rapporto personale. Quindi io sono assolutamente qui e sono disponibile nei confronti di Marco senza nessun problema. Grazie allora anche a Godina per questa intervista, queste domande. Un saluto da Varino e a tutti gli ospiti in studio. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Ora andiamo a vedere se c'è ancora qualcuno in questa sede, perché stanno andando via in molti fra festeggiamenti e altro. Se non sbaglio, se non ho capito male, stanno andando in via Battisti a festeggiare. Quindi no, diciamo, ora vediamo chi troviamo ancora in televisione, che dopo deve pagare per tutti. Proprio per raccogliere ancora altre testimonianze. Allora Bernardo, volevo solo capire se il sindaco Cosolini è ancora lì. Vai, eccoci. Ah, Giancarlo Ressani, sì. Sindaco Cosolini è ancora lì? Vedo se c'è il sindaco. C'è il sindaco?
No, il sindaco è uscito, il sindaco è andato via. Va bene, allora chiudiamo il collegamento per ora, torniamo da te tra pochissimo. Stanno andando via tutti. Allora, non diciamo dove perché sennò poi arrivano tutti. Sì. Dicevo, tocca pagare per tutti poi al sindaco. Allora, chiudiamo il giro, avete sentito un po' tutti e due. Carbone, che campagna sarà da domani quindi? Vabbè, questa è stata una specie di camposcuola, no, immagino. Da domani perché? Una passeggiata, un camposcuola su una platea ridotta di elettori del centro-sinistra, di elettori di quel campo politico. Da domani inizia la partita vera nei confronti del centrodestra su altri numeri. Qua alla fine è un dato molto importante, parliamo di quasi 7.000 persone, però le elezioni si giocano su 40-50.000 persone, quindi no? Cambiano i rapporti, i temi diventano, come dire, più stringenti e diversi, e sicuramente lo scontro fra centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle a Trieste avrà un tasso di polemicità forse più alto di quello che c'è stato fra Russo e Cosolini. In questo immaginiamo. Adesso mi segnalano dallo staff di Russo il commento che lui ha postato pochi istanti fa su Facebook. Ripete un po' quello che ha detto a Tele4, a tutti loro, a tutte le persone che hanno creduto in questa, li ringrazio tutti. Ovviamente dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo raggiunto, perché se il 100% della coalizione e dei dirigenti del mio partito hanno preso il 65% dei voti, questo significa che abbiamo creato un valore aggiunto, un patrimonio da non sprecare per provare davvero a vincere le prossime elezioni. Abbiamo offerto un'idea diversa per il futuro di Trieste, lo abbiamo fatto con entusiasmo, e di questo, a prescindere dalla delusione per la sconfitta, ne vado fiero. Poi ribadisce che quel 35%, presidente, pesa molto, dice Russo. Vabbè, non poteva dire altro. Vabbè, questo certo, immagino. Questo, però dice, se il senatore Russo, lui dice in qualche maniera da solo, pesa il 35%, secondo me sottolineavamo il fatto che l'endorsement da molti esponenti dell'establishment del PD che c'era fosse arrivato per Cosolini. No, fra due interni al PD, quindi non mi sorprende, anzi c'era anche la possibilità che Russo si piazzasse meglio, tutto sommato, rispetto a queste sue proposte, chiamiamole così, innovative o di svecchiamento. Dopodiché ovviamente le persone forse sono più attente anche alla certezza di una continuità. Io credo che su questo va fatto un ragionamento. Tutti sappiamo che in 5 anni, anche in condizioni, diciamo, in situazioni tutte positive, in 5 anni non si riesce a portare ovviamente a termine un programma. Ci vogliono almeno 2 mandati. Certamente adesso l'impegno sarà maggiore rispetto, sicuramente, immagino, al secondo mandato rispetto al primo di Cosolini. Allora le leggo, vi leggo, perché mancano pochi istanti, 2 commenti. Il primo è di Paolo Menis, che è il candidato del Movimento 5 Stelle, sancito dal voto online. Ha detto, taggando Tele4 pochi istanti fa, non so se sia già andato in onda tra i nostri tweet, sono sicuro che a giugno gli elettori si ricorderanno che destra e sinistra hanno affossato Trieste. E poi, scusatemi, D'Artagnan Polo, che sul nostro Twitter credo vinca il premio per la serata, scrivendo, insomma, Russo se gaspia già. E questo, secondo me, questo mi pare carino. È il premio SMS della serata. Allora, chiudiamo. Domani vi ricordo anche che avremo invece Roberto Di Piazza. Se lo dico ai ragazzi, se hanno un ultimo collegamento flash, lo facciamo con la sede del Partito Democratico per capire se c'è qualcun altro da ascoltare. Vediamo un attimo, noi siamo in attesa. Il tentativo di rianimare il PD è sicuramente fallito, scrivono via SMS. Carmi, vedo tanti SMS che fanno riferimento a questo, Russo come l'occasione mancata. Finivo di dire questo soltanto, Bertoli, che domani avremo invece Roberto Di Piazza, quindi sentiremo prima ancora poi di Paolo Menis, ascolteremo anche lui, Roberto Di Piazza in uno speciale ring che sarà in onda domani sera alle 20, quindi poi vedrete anche all'interno del telegiornale, e alle 23:30 in replica. Bertoli, poi Carmi. La flash, insomma, intanto aspettando appunto già da domani che cambia la musica, una replica molto molto veloce: un terzo degli elettori del centro-sinistra del Partito Democratico ha ritenuto che l'esperienza Cosolini doveva finire oggi. Un terzo, non è un dato di poco conto,
e un preavviso di sfratto, e invece lo dovrei sopportare anche non domani. Sopporteremo ancora per 4 mesi, ma questo è un dato molto molto significativo, insomma, perché oltre 2300 persone hanno ritenuto e ritengono, ripeto, dell'elettorato del PD, che l'esperienza di Cosolini è stata fallimentare. È qualcosa su cui riflettere e nei prossimi mesi ne capiremo molto di più. Carmi? Questa sera andiamo a dormire soddisfatti che da domani mattina si torna a lavorare, perché c'è tanto da fare, inutile che ce lo nascondiamo, una città come Trieste ha tanti problemi, però che siamo sereni perché il candidato sindaco del centro-sinistra l'hanno scelto migliaia di triestini. Se sono sereni, è a posto. Sono lui sereni, tranquillamente. Sereni. Siamo serenissimi. Non scelti da... Noi abbiamo un candidato che non è stato scelto da segreterie, da viaggi romani, milanesi, eccetera, eccetera. L'hanno scelto i triestini in piazza oggi. Per 5 anni ha fatto male il PD, e da domani quindi non cambia niente. Continueremo la nostra campagna elettorale a spiegare per quale motivo il PD ha fallito nell'amministrazione di questa città, e ha fallito con delle scelte sbagliate, ma con un sistema di gestione della città. Ci date tutti addosso sto con PD, una... che mi verrebbe quasi quelli da difendere, perché mi pare anche con un sistema di gestione, con un sistema della gestione della città. Scusami, con un sistema di gestione elettorale, un sistema di gestione della città che noi non condividiamo e che vogliamo completamente cambiare. E da questo, per quanto riguarda questo che ho appena detto, uno degli elementi su cui andrà a fare un attimo di chiarezza, anche per far capire un po' a chi ha partecipato a queste primarie, sarà anche sicuramente l'utilizzo delle sedi elettorali che sono state utilizzate come seggi. Ci sono tante strutture che sono strutture pubbliche, finanziate con strutture pubbliche, che hanno ospitato i seggi del Partito Democratico. Una, per esempio, potrebbe essere la stazione Rogers, che è una... dovrebbe essere un contenitore culturale che si presta puntualmente a fare campagna elettorale per il PD, e adesso utilizzato come spazio del PD al pari della sede flash, del Partito Democratico. Flash, presidente, qualcuno diceva grande Massaporopat, spero che continui a fare qualcosa per la città. Sarà candidata alle comunali? Io? Guardi che io ho un enorme lavoro fino a fine settembre. Vabbè, ma da giugno a settembre si può... No. E non in spiaggia. Quindi non si candida alle prossime comunali al fianco di Cosolini? Vedremo cosa succederà da qui a... Come sempre, se lo si riterrà, una mano sicuramente a Cosolini gliela darò. Come ho sempre fatto lealmente, e anche con una voce critica quando è necessario essere critici. Rovis e Paturelli, flash, commento a chiusura? Adesso il centrodestra ha certezza su chi saranno gli avversari. Uno è Cosolini, l'altro è Menis, quindi io credo che, senza fare le pulci a casa d'altri, non mi interessa. Risolto il nodo liste? Credo che il centrodestra, appunto, adesso, auspico al più presto, possa riunirsi e, avendo di fronte certezze appunto degli schieramenti avversari, poter prendere delle decisioni che sono quelle opportune. Risolto il nodo liste? Che fa lei? C'è una riunione che doveva tenersi settimana scorsa per motivi che hanno riguardato purtroppo la salute di Roberto Di Piazza, non si è potuta fare, dovrebbe esserci al più breve, e lì sarà la sede dove sciogliere, ma non tanto il discorso liste o altro, ma soprattutto il discorso programma, che è una serie di forze composite, quindi sono tenute a cercare di trovare sintesi, di trovare un programma unitario. Questo è un lavoro da fare, ancora da fare, ma almeno lo si farà sapendo cosa hanno gli avversari che abbiamo di fronte, sappiamo anche che cosa proporranno gli avversari che abbiamo di fronte. Patonelli? Ora che tutte le forze politiche hanno più o meno individuato il proprio candidato sindaco, penso che si possa iniziare a parlare delle proposte, più che guardare al passato, che le diverse componenti politiche faranno per questa città. Noi abbiamo molte proposte da fare su cose semplici che possono cambiare il volto della città, e confidiamo di riuscire a comunicarlo molto bene ai nostri concittadini. Allora, questo resta a me, quindi. Certo. Ho perso io, però devo dartelo io questo libro. Ma no, questo ce l'ho già, a questo ma punto scusa, devi, io lo regalare. Io l'avevo incrociata, non l'avevo capita, pensavo già, mi regalasse quello. L'ho già ordinato, io prima di venire e qua, se lo legga, allora, l'ho ordinato su Amazon. Facciamo così, invece di regalarmi un libro, domani. Si legge quello di Putin. Si legge lei quello di Putin, del vice direttore del TG1. Va bene, ho vinto la scommessa. Grazie a tutti, ci rivediamo domani alle 20, domani sera alle 20, alle 23.30 in replica, con una lunga chiacchierata che faremo con Roberto Di Piazza alla luce della vittoria di Roberto Cosolini in queste primarie. Grazie, buonanotte a 3-4.